A breve ascolteremo la conferenza Patrimonio e Democrazia tenuta da Tommaso Montanari presso la Società Letteraria il 26 novembre 2013. Introduce Laura De Stefano, Ordine degli Architetti Verona. Modera Gloria Lucchese. In tutto a cura di Matilde Paganini e Anna Chiara Tommasi. Questa registrazione è a cura delle WWF Verona, che ritiene meritevole la diffusione di questa conferenza, dove, come il professore Salvatore Setis ha già fatto notare in precedenti conferenze, la separazione fra patrimonio culturale e paesaggio è pretestuoso, come d'altronde si può notare nella Costituzione italiana nell'articolo 9, dove il patrimonio culturale e il paesaggio sono un'unica entità inscindibile. Buonasera a tutti, diamo il benvenuto a Tommaso Montanari. Parla Laura De Stefano. Pochi saluti da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti e un grande onore per noi averlo qui e poter discutere con noi i temi che ci appassionano tanto. Ringraziamo la Società Letteraria per averci venuto in discorso la sala e un grazie particolare a Matilde Paganini e Anna Chiara Tommasi che hanno speso tante energie per riuscire a organizzare questa bellissima giornata con Tommaso. Per chi volesse ricevere informazioni dalla Società Letteraria c'è un modulo da compilare e abbiamo lasciato un quaderno per chi volesse lasciare la sua mail o un recapito per essere avvisato di altre iniziative riguardanti questi temi e fosse interessato a partecipare ad altre iniziative. Salutiamo poi tutti presenti allo streaming, quanto che questa trasmissione verrà anche trasmessa in streaming e quindi salutiamo chi ci segue anche da lontano perché non vi permette anche di partecipare anche chi non è presente in questa sala. Allora, farò una brevissima presentazione perché poi lascerò tutto lo spazio a Tommaso Montanari che ha veramente tantissime cose da raccontarci. Tommaso Montanari è professore associato di storia dell'arte moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sezione di storia del patrimonio culturale. Nato a Firenze, ha vinto il concorso di accesso alla Scuola Normale di Pisa, dove ha completato i suoi studi con laurea ovviamente con la lode. Poi seguendo con un corso triennale di perfezionamento in storia della critica dell'arte sempre presso la Scuola Normale di Pisa. Ha pubblicato tantissimi saggi, ha partecipato a tantissime lezioni, conferenze e pubblicato libri sulla storia dell'arte italiana, tra cui appunto che sono anche in vendita, chi volesse poi acquistarli, Tommaso sarà felice di autografarli, acquistarli. Un saggio sulla storia dell'arte in Italia, dal titolo Che cosa serve Michelangelo, un altro relativo a indagare i fatti storico-artistici, La madre Caravaggio è sempre incinta, quindi sono sempre titoli molto provocatori. E quello di cui parliamo stasera, che è proprio l'argomento della serata, sulla funzione civile del patrimonio artistico di pietra e popolo. Un libro appunto che verrà presentato. Ho avuto modo di ascoltare Tommaso al Festival della Letteratura Mantova e il suo libro era stato presentato da Salvatore Setis, che è stato suo docente, ed è stata veramente una serata molto emozionante e veramente molto partecipata. Setis è un difensore del patrimonio, del nostro patrimonio artistico, quindi lo ha avuto una battaglia proprio a tutti i livelli in modo da poter salvaguardare questo patrimonio. No? In un tempo i nemici del patrimonio erano più limitati, potevano essere i tovaroli, i ladri, i trafficanti, la speculazione. Adesso questi nemici sono diventati molto più affinati nelle loro arti, no?
e con forme di aggressioni magari molto più sottili, molto più striscianti, no? E nel libro infatti Montanari entra nel vivo di alcune situazioni di cui ha avuto modo di occuparsi, dalle vicende dell'opera della metropolitana, di Siena, la privatizzazione della Pinacoteca di Brera, le disavventure con i ricordi giudiziari della biblioteca del Girolamini a Napoli, la restituzione del fondo con i tedeschi, eccetera, tutti i casi che lui ha documentato ampiamente nel libro. E la visione del nostro patrimonio, come quella tendenza degli anni 80 in cui si è cominciato a affermare che i beni culturali erano un petrolio, quindi una cosa da mettere a frutto, ha dato un problema appunto di rendere, di monetizzare questi, di metterli a rendita, di monetizzare questi beni. E quindi questo ha dato l'apertura alla politica dei grandi eventi, no? Quindi monumenti e opere d'arte usati come strumenti di marketing per far girare l'economia. E quindi ecco partire la macchina dei grandi eventi con eventi imperdibili che però di ricerca culturale hanno veramente molto poco, quindi solamente la grande mostra, grande successo, molto compatta dalla stampa di media, però che in realtà danno poco alla cultura scientifica. Invece sostiene Montanari, le mostre dovrebbero servire a ricostruire i contesti storici e stilistici precisi dalla genesi occidentale delle raccolte museali, una missione sempre più negata dalle estensioni di singoli capolavori. Altro che grandi eventi, sarebbe sano entrare in un museo per vedere un'opera precisa, un gruppo di opere connesse tra loro o una sala, proprio come si va in biblioteca per leggere un libro o alcuni libri e non un intero scaffale. Succede però che spesso nel museo della propria città si vada una volta magari in gita scolastica da piccoli e dopo non ci si vada più, però magari ci si trova un bacino, magari un richiamo al liceo e dopo magari si è disposti invece a fare tantissimi chilometri per andare, mettersi in coda per andare alla mostra che è il grande evento mediatico. E quindi la polemica quindi non si fonda sull'astratto concetto di bellezza, no? Tanto amato adesso dalle mezzi di comunicazione di massa, un concetto pret-à-porter buono per tutte le stagioni. I valori su cui Tommaso Montanari costruisce la sua requisitoria sono quelli della Costituzione, in particolare l'articolo 9 del codice dei beni culturali. Da qui il sottotitolo del libro, restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane, non per dar loro un lusso superfluo, ma per attuare l'uguaglianza costituzionale e dare loro qualcosa per cui valga la pena vivere e che sottraga almeno una parte della vita al dominio del denaro e del mercato. Il patrimonio dunque come luogo per educare alla complessità, alla varietà, alla meravigliosa densità della storia. La lingua di ogni città infatti ha il suo vocabolario, la sua grammatica e la sua sintassi, regole civilmente etiche, civili ed estetiche. Passo la parola quindi a Tommaso. Inizio con ringraziarvi e con ringraziare Verona e gli amici veronesi che mi hanno permesso di essere qui oggi, ringraziare Paolo Marini, il Museo di Castelvecchio, che mi hanno invitato per fare una conferenza su Bernini, che ho fatto oggi pomeriggio alla Gran Guardia, questa strana convivenza con Goldin, e ringraziare l'Ordine degli Architetti, la società letteraria che ci ospita, la carissima amica Anna Tommasi, Matilde e tutti gli altri che hanno voluto avermi qua, davvero grazie, è sempre molto bello tornare nella civilissima Verona, civilissima nonostante i tentativi di la governa di renderla un po' meno civile. Cosa c'entrano il patrimonio e la democrazia? A costo di ripetermi, e con la scusa di essere dopo un'altra conferenza un po' stanco, vorrei iniziare facendo rispondere a questa domanda un architetto, e siccome siamo una società letteraria, anche un grande letterato, Raffaello Baltasarre Castiglione. Patrimonio e la democrazia sono legati, il patrimonio e la società sono legati, il patrimonio e un'idea, un progetto di comunità sono legati da sempre nella nostra.
nostra storia, non è un'invenzione della Costituzione. Quando Raffaello nel 1519 deve consegnare a Leone X il rilievo della Roma antica che deve servire a tutelarla, non lo fa senza aprir bocca. Troppo spesso oggi i cosiddetti tecnici, gli esperti, consegnano alle autorità i loro lavori senza prendere posizione, come se esistesse un lavoro neutrale. Raffaello no. Raffaello scrive e si fa aiutare da qualcuno che sa mettere in carta, forse meglio di lui, delle idee che sono però sue, sono di un artista, sono di un gigantesco artista come Raffaello. La lettera di Leone X è uno dei passi più alti della nostra tradizione civile, andrebbe studiata non dagli studenti di storia dell'arte, andrebbe studiata nei corsi di diritto costituzionale, andrebbe studiata nella scuola della pubblica amministrazione. Leggiamo un passo. Essendo io stato, dice Raffaello, assai studioso, cioè avendo molto amato queste antichità e avendo posto non piccola cura, che vuol dire attenzione, vuol dire anche affanno, vuol dire anche partecipazione, in cercarle minutamente e misurarle con diligenza, quell'esattezza, quella precisione che dovrebbe essere il contributo degli studi umanistici alla nostra società ancora oggi, e leggendo i buoni autori confrontare le opere con le scritture, cioè facendo quello che dovrebbero fare gli storici dell'arte, penso di aver conseguito qualche notizia dell'architettura antica, anche un po' di sound understatement, non worst. Il che, e a questa frase ho pensato moltissimo oggi girando per Verona, il che in un punto contemporaneamente mi dà grandissimo piacere per la cognizione di cosa tanto eccellente e grandissimo dolore vedendo quasi il cadavere di quella nobile patria che è stata regina del mondo così miseramente lacerato. Raffaello dice una cosa che ci dimentichiamo: quando vediamo un palazzo cinquecentesco nell'impianto, che è stato sede di una scuola d'arte che ora è abbandonato e lasciato in rovina, andare in rovina dal comune che è intitolato al bene comune, in gioco non c'è quel palazzo del Cinquecento a Verona, in gioco c'è la patria, dice Raffaello. Il cadavere è quello della patria, è un problema politico, della polis. Quando vediamo un luogo come, penso a quello che ho visto oggi, come l'arsenale di Verona, che si vuole lasciare in rovina fino al punto in cui sarà inevitabile consegnarlo alla speculazione, alla privatizzazione, in gioco non c'è un esempio di architettura funzionale ottocentesca, no, in gioco c'è la patria. Questa nobile patria, e vedremo che Raffaello non pensa alla sua piccola patria, Urbinate, pensa all'Italia, che è stata regina del mondo, così miseramente lacerata. Ma perché ci doleremo noi dei goti, vandali ed altri tali perfidi nemici, se quelli di quali come padri e tutori dovevano difendere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle? Raffaello fa qualcosa che non facciamo, cioè risale dalla realtà alla responsabilità del reale. Non è vero che non è colpa di nessuno. Se il cadavere della patria è lacerato, è colpa di qualcuno. I vandali sono in casa di Lacederna molto tempo dopo, ma è quello che dice Raffaello. I goti e i vandali sono stati coloro che avrebbero dovuto difendere il patrimonio. Quante volte le università, le sovrintendenze tradiscono la loro missione di conservazione e conoscenza del patrimonio. Le cose che ho visto oggi a Verona, molte delle cose che ho visto oggi a Verona, la, come dire, trasformazione di Palazzo Forti in una specie di caravanserraglio di circo equestre che si chiama museo, non sarebbe stato possibile senza la complicità, museo, vorrei capire da quale del nuovo museo abitare, senza la complicità, la passività complice delle sovrintendenze della direzione regionale del Veneto. Non sono i pochi e i vandali. Se quelli di quali come padri e tutori dovevano difendere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle. Quanti pontefici hanno atteso a rovinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi. Ancora oggi c'è chi dice che chi tutela
il paesaggio, l'ambiente, il patrimonio, il tessuto italiano così massacrato vuole impedire di costruire, mi piace dirlo, di fronte a una platea in parte composta da architetti, e invoca, con quello che Cederna chiamava l'antistorico storicismo, il fatto che si è sempre costruito. Raffaello rimprovera a Leone X di aver distrutto la Roma antica per la Roma moderna. È lì la radice di uno storicismo vero, moderno, legato alle istanze della democrazia. Non, e alla fine Raffaello, come dire, trasforma la constatazione del rapporto fra patrimonio e democrazia in una prescrizione. Non è vero che gli intellettuali, gli scrittori, gli architetti, per contare nella polis devono, non so, candidarsi. No, possono anche parlare semplicemente, possono anche prendere la parola nel discorso pubblico. È quello che fa Raffaello. Non deve dunque, non deve dunque, Padre Santissimo, essere tra gli ultimi pensieri di vostra santità, lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della fama italiana, italiana, per testimonio del valore e della virtù di quegli animi divini che pur talora con la loro memoria eccitano la virtù, gli spiriti che oggi lì sono tra noi, non sia estirpato e guasto dalle maligni e ignoranti. Il nemico del patrimonio è l'ignoranza, un'ignoranza troppo spesso rivestita di un sapere tecnico, troppo spesso inconsapevole della propria stessa ignoranza. Il patrimonio, dice Raffaello al Papa, non serve, la tutela del patrimonio non serve al patrimonio, non sono quelle pietre a soffrire quando vengono distrutte, è il futuro della comunità, noi oggi diciamo della democrazia, a soffrirne. Quel patrimonio deve servire per testimonio e per eccitare alla virtù gli spiriti che oggi di sono tra noi. Cioè, il cuore del discorso di Raffaello è l'oggi di, è il 1519, non è la Roma antica. Quando noi nel 2013 diciamo che dobbiamo tutelare il patrimonio, non parliamo del patrimonio passato, parliamo della democrazia futura. E Raffaello non si vergogna, non ha timore di dire al Papa quello che dovrebbe fare, quello che il governante di turno dovrebbe fare col patrimonio. Raffaello usa parole, idee, concetti che abitano da molto tempo la nostra storia culturale. Quando Raffaello dice che non deve essere tra gli ultimi pensieri di vostra santità aver cura del patrimonio, e che già forse senza saperlo e forse attraverso una catena, una consecuzio di testi, quello che per esempio dice la Costituzione di Siena del 1309, che dice proprio così, non deve essere tra le ultime cure del governo della città quella di attendere alla bellezza della città. Una Costituzione che viene scritta in lettere grandi, in una carta pecorina buona che non si spaccia, legata a una catena alla tavola della Bicherna, a disposizione dei cittadini poveri e senza lettere, perché se la possano fare leggere, con una trasparenza della legge che oggi noi ci sogniamo. Si può accedere al Costituto. E il Costituto dice che bisogna che il governante della Repubblica di Siena attenda alla salvezza del patrimonio, alla bellezza della città. Perché? Per l'allegrezza dei forestieri, ma più per l'orgoglio e la dignità dei cittadini. Perché è una rendita turistica, diremmo oggi, forse, ma veramente perché è alimento della vita democratica. È questa linea che inizia almeno con il Costituto, in realtà inizia da prima, in realtà affonda le sue radici naturalmente, come ha detto tante volte Salvatore Settis, nella pubblica utilità della letteratura e delle leggi della Roma classica collegate al patrimonio stesso e che arriva fino a noi. Quando Leon Battista Berti dice che la cupola di Brunelleschi, di Pippo Brunelleschi, copre con la sua ombra i popoli toscani, dice che tra patrimonio e popolo, tra pietra e popolo c'è un nesso, patrimonio e democrazia. Allora, questa linea parte da così lontano, arriva fino alla Costituzione. Quello che vorrei provare a fare nei prossimi minuti, prima di cominciare a dialogare con voi,
È una cosa molto semplice, leggere e commentare parola per parola l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. La prima domanda che ci possiamo fare è perché? Perché c'è questo articolo? In un libro a cui ho collaborato anch'io, che si chiama Costituzione Incompiuta, Alice Leone, giovane storica, ha messo insieme tutte le varianti dell'articolo 9 e ha raccontato nella Costituente e ha ripercorso e documentato una buona parte del dibattito dell'Assemblea Costituente sull'articolo 9. C'era chi nell'Assemblea Costituente diceva: ma cosa ce ne facciamo dell'articolo 9? In fondo, a chi verrebbe mai in mente di violare il paesaggio dell'Italia? Si legge questo? Ma è una cosa così ovvia. Ci sono le vignette che dicono che prendono in giro i costituenti, che hanno paura che qualcuno cancelli il pennacchio del Vesuvio. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere? È un'enormità, si dice, parlare di una cosa, non perché, come oggi si direbbe, è frivola, perché con la cultura non si mangia, perché chi se ne frega del paesaggio, no, per il contrario. Ma chi mai potrebbe attentare al paesaggio del patrimonio? Non era ovvio averlo. In un articolo pubblicato molto dopo, negli anni 70, Mino Maccari ricorda il suo rapporto con il paesaggio e racconta che, volendo difendere una via monumentale italiana dalla distruzione e avendo scritto degli articoli prima sotto il fascismo contro queste opere di urbanistica moderna, venne convocato da Bottai e cercò di convincerlo. E Bottai invitò a pranzo Roberto Longhi, convinto di avere Longhi un alleato. E Longhi invece disse che era una mostruosità. E lui dice: non c'era ancora l'articolo 9 allora. Non ci sembrava possibile che l'avremmo mai avuto. Ecco, l'articolo 9 è una specie di spartiacque, è una profonda lama che divide in due, potremmo dire, la storia dell'arte. Per uno storico dell'arte l'articolo 9 è qualcosa di davvero molto importante, forse come storici dell'arte non ce ne siamo resi conto. È la pagina più alta e più bella della nostra letteratura artistica. Non appartiene solo alla storia del diritto costituzionale, alla storia della civiltà italiana, appartiene in particolare anche a questa linea di testi a cui appartengono anche Raffaello, Alberti, potremmo citare Ghiberti, Vasari, Marco Boschini, Bellori e tantissimi Lanz, Lomi e tantissimi altri. Durante il dibattito della Costituente viene fuori l'esigenza forte non solo di inserire un riferimento al patrimonio e al paesaggio, ma di farlo nei principi fondamentali. La prima cosa da notare dall'articolo 9 è la sua collocazione. Sta tra i principi fondamentali, sta tra i primissimi articoli della Costituzione. Non era mai successo in nessun paese. Questo vuol dire che in un'Italia molto più devastata di quella attuale, un'Italia letteralmente in macerie, economicamente prostrata, forse non moralmente così prostrata come la nostra, si pensa che dovendo ricostruire una comunità, il paesaggio e il patrimonio possano essere parte dei principi fondamentali, qualcosa senza i quali non saremmo la comunità che siamo oggi. Se lo si fa pensando al futuro e non al passato. Questo lo dice molto bene Piero Calamandrei. Da fiorentino sono molto affezionato a Calamandrei, anche da storico dell'arte, perché quello che molto spesso non si ricorda è che Calamandrei, oltre ad essere un avvocato e un grande padre costituente, è stato un ottimo storico dell'arte. E ha scritto su Cellini, una delle cose più importanti che siano state scritte. Ha scritto molti saggi su Benvenuto Cellini. Il mio bel Cristo è uno dei saggi più ben scritti su Cellini, da Calamandrei, che riusciva ad avere questa comunione dentro di sé.
Paolo Andrei dice: la Costituzione non è come le Costituzioni dei paesi rivoluzionari, una Costituzione che codifica quello che abbiamo conquistato con la Rivoluzione. Con la Rivoluzione non abbiamo conquistato quasi nulla, dice Paolo Andrei, l'unica cosa che abbiamo conquistato è la Repubblica, abbiamo cacciato i Savoia per fortuna. Di 3 giorni fa è la nomina di Emanuele Filiberto, ambasciatore di Pompei nel mondo, quindi forse non ci siamo manco liberati dei Savoia, il che è abbastanza deprimente. Comunque, Paolo Andrei per fortuna questo non l'ha visto. E dice, vabbè, abbiamo fatto almeno questo, però la Costituzione non è la codificazione dei risultati di una rivoluzione, dice con un'espressione meravigliosa, è una rivoluzione promessa. La dovranno mantenere quelli che vengono dopo. Cioè, è una promessa che ci è stata fatta, è la possibilità, è una via. Paolo Andrei stesso, per spiegare questo concetto, racconta che Togliatti, durante i lavori della Costituente, cita Dante, se volete Quagliarello che cita Dante, e dice che la Costituzione è come quelli che camminano tenendo un lume dietro le spalle per illuminare i passi di chi verrà dopo. Chi cammina non vede, però permette agli altri, ai figli e ai nipoti di vedere. L'articolo 9 è stato scritto da qualcuno che non li ha visti i frutti dell'articolo 9, che li ha sognati, che li ha intravisti con una capacità di progetto che noi non abbiamo. Noi abbiamo questa lanterna di fronte, per cui se non camminiamo in quella strada siamo 2 volte colpevoli, perché tradiamo anche il loro straordinario sforzo di tenere accesa quella luce, che in Italia è molto più difficile della nostra. Quella luce illumina dei passi di chi verrà dopo. E dice Paolo Andrei, la nostra Costituzione obbliga al progresso. Chi non vorrà andare avanti sarà contro la Costituzione, perché questa Costituzione disegna una comunità che non esiste. Starà chi viene dopo costruirla. Allora, la prima cosa che uno si deve chiedere, prima di passare all'analisi delle varie parole dell'articolo 9, è: qual è questa rivoluzione? Qual è questa promessa? Come si fa a capire qual è? Io credo che vada oltre il dettato dell'articolo 9. Come sanno i filologi e come anche gli storici dell'arte non dovrebbero dimenticare, è il contesto che permette di capire il testo. L'articolo 9 si capisce dall'insieme dei principi fondamentali. L'articolo 9 si capisce mettendolo accanto, facendolo reagire con una chimica morale e costituzionale insieme agli altri articoli. Per esempio l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Questa cosa, se ci pensate, è la cosa più negata oggi. Oggi la Costituzione materiale recita la sovranità appartiene ai mercati internazionali. E questo è vero a destra e a sinistra. Non c'è quasi nessuno in questo paese che abbia il coraggio di contestare questa Costituzione materiale che tradisce la Costituzione scritta. Dove mai la sovranità del popolo? Eppure l'articolo 9 aiuta a ricordarci quella sovranità. Il patrimonio non aveva mai celebrato se non la sovranità dei sovrani veri, dei re, dei principi, delle repubbliche, delle oligarchie come la Venezia. Tutto quello che io studio, ho fatto la conferenza su Bernini, sulla libertà di Bernini, sui tentativi faticosi di un artista del 600 di praticare quella che si può definire libertà con molte cautele. Questa libertà si insinuava difficilmente. L'articolo 9 ribalta questo discorso, perché dice ciò che legittimava il potere dei sovrani degli antichi stati italiani, oggi legittima, celebra, rappresenta, innalza il potere del nuovo sovrano, il popolo. La mia Firenze, quando Cosimo fonda a metà del 500 uno stato assoluto, moderno, per molti versi un modello di stato moderno, accanto al Palazzo Vecchio, simbolo controverso della libertà e della signoria, ma anche del periodo samonaroliano, costruisce un altro palazzo, quello delle magistrature, degli uffici del nuovo Stato, gli Uffizi. Francesco, suo figlio, ci mette subito le collezioni d'arte, sono gli Uffizi come li conosciamo noi. Nel palazzo delle magistrature dello Stato ci sta l'arte,
il patrimonio che legittima e innalza i medici molto di più di quanto i loro ridicoli eserciti e le loro banche ormai in disfacimento potessero fare. Se i medici continuano ad avere fino all'età di Gastone, del Gran Principe Ferdinando, celebrato con una delle poche belle mostre in questo momento in giro per l'Italia, è perché capiscono molto precocemente che il patrimonio legittima il loro potere. Ecco, oggi quel patrimonio legittima il nostro potere di sovrani. Per questo fare una sfilata di moda agli Uffizi con il tema del neocolonialismo, degli abiti neocoloniali, portando con un aereo una tribù di Masai veri dall'Africa e facendoli correre nel corridoio della galleria, è anticostituzionale, è criminale. Non perché si distrugga la sacralità degli Uffizi, il patrimonio non è sacro, è sacra la democrazia, è sacra la sovranità popolare. Allora, il problema non è che la moda non è arte e che non si può far stare un vestito di, credo si chiami Stefano Ricci, accanto a Botticelli, Giotto, Cimabue o Caravaggio. Poi forse anche su questo bisognerebbe discutere 5 minuti, ma il problema è che trasformando gli Uffizi in un luogo che esalta la moda neocoloniale, che consacra l'imperialismo occidentale su questi disgraziati portati come aereo e esibiti come animali da circo, e che si conclude con una cena di gala sulla loggia dei Lanzi, a inviti chiusi, con un menù che viene raccontato il giorno dopo dai giornali nei più minimi dettagli, delle Noteca Pinchiori, ristorante pentastellato di Firenze, con vini vendemmiati quando io non ero nato, e altre amenità, si trasmette l'idea, l'immagine, la realtà che tutti i giornali il giorno dopo raccontano di un evento esclusivo, che è il contrario del progetto della Costituzione, che vuole il patrimonio inclusivo, non esclusivo. La sovranità popolare lì sparisce ed entra la sovranità del denaro, del mercato. L'articolo 1 parla anche di lavoro, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Spesso una retorica bastarda oppone gli interessi del lavoro agli interessi del patrimonio. Ah, gli storici dell'arte talebani, è divertente che chi difende il patrimonio in questo paese diventa talebano. Quando io, che io sappia, i talebani il patrimonio artistico lo distruggono, non lo proteggono, i Buddha li fanno saltare, non li proteggono, però chi difende il patrimonio è talebano. E tanto talebano che non capisce che il patrimonio può generare lavoro. In genere questo discorso prevede che il lavoro portato ad esempio sia il lavoro più degradante, più ignobile, più simile alla schiavitù che al lavoro. Io i miei allievi li vedo, quando va bene, come dire, schiavi del patrimonio, non lavoratori dignitosi del patrimonio. Le mostre di Godin non provocano lavoro come quello che l'articolo 1 dice essere il fondamento della Repubblica Italiana, provocano una specie di caporalato della cultura, come mi raccontano coloro che hanno avuto l'esperienza di lavorarci, ed è un po' diverso. Il patrimonio avrebbe uno straordinario bisogno di lavoro vero, stabile, non precario, qualificato. E in una specie di supplizio di Tantalo, il patrimonio cerca questo lavoro, i nostri ragazzi cercano questo lavoro e non si trovano. Le grandi opere sono i trafori delle montagne, la TAV e altre amenità che conducono, per fortuna, ogni tanto in galera parte della nostra classe dirigente, ma non sono quella messa in sicurezza del territorio italiano, come dimostra la Sardegna, non ce ne sarebbe bisogno, è la vera urgenza, né una grande opera di tutela, conservazione programmata del patrimonio italiano, come diceva Giovanni Urbani, che richiederebbe e permetterebbe il lavoro dei nostri giovani storici dell'arte. E poi l'articolo 3. Cosa dice l'articolo 3? Che la Repubblica, la stessa che dovrebbe tutelare, deve rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza, all'eguaglianza sostanziale. Allora, il patrimonio, che è proprietà di tutti, a prescindere dal loro reddito, dal loro stipendio, dalla loro cultura, dal loro genere e da qualunque cosa, ci rende uguali. Io
a me appartiene questo quadro come a, non so, Sergio Marchionne. Sono molto diversi per censo, ma ugualmente sì, lui è con la giacca, con la giacca. E, ma non credo che costi 41 metà di un suo maglione. Ma la cosa interessante è che questa comproprietà diffusa, noi non siamo proprietari per quota parte del patrimonio, siamo proprietari tutti di tutto il patrimonio, ed è una proprietà che è più simile a una custodia, una proprietà che non ci permette di distruggere, una proprietà che ci fa custodi agli occhi delle nuove generazioni e di tutta l'umanità, e ci rende sostanzialmente uguali. Ed è per questo che non possiamo negare l'uguaglianza attraverso una politica dissennata che rimetta il patrimonio sotto il dominio del mercato. Il Ministero dei Beni Culturali, della cui esistenza io non so spesso se dolermi o rallegrarmi, perché è nato lacerando l'unità del Ministero per l'Istruzione, che certamente era assai difficile da governare, ma aveva almeno il pregio di rendere chiaro un progetto sul patrimonio, non è stato mai inteso come dovrebbe essere. È inteso anche dai tecnici, dagli storici dell'arte che ci lavorano e che lavorano all'università, come un ministero delle cose, degli oggetti, un ministero dei beni culturali. Ora si chiama anche formalmente dei beni culturali. Era l'unico ministero fino a 2 mesi fa che si chiamava per i beni culturali, era un ministero di servizio almeno nel nome. Ora si chiama dei beni culturali, la differenza è sottile ma c'è. Il ministero è diventato delle attività culturali con Veltroni, botta di cultura pop e di ammiccamento demagogico, e oggi è anche del turismo, cioè del pubblico pagante. Ma in realtà nel progetto della Costituzione un ministero dei beni culturali dovrebbe essere un ministero dei diritti della persona, come quello della salute, come quello dell'istruzione. Il ministero dei beni culturali non è il ministero dei beni culturali, è il ministero dei diritti dei cittadini italiani che si possono avverare attraverso il patrimonio. Allora, proviamo a vederlo un po' più da vicino, quando al momento mi togliete la parola. La Repubblica promuove. Sulla parola Repubblica si è discusso moltissimo. Vi risparmio ciò su cui ci sono più studi e dibattiti, cioè il dibattito fra Stato e enti locali, che pure è molto importante, su cui Saetti ha scritto delle cose importanti. Vorrei notare una cosa meno sottolineata. La Repubblica promuove. La Repubblica è la stessa di tutti gli altri articoli dei principi fondamentali e vuol dire, nel contesto della Costituzione, lo Stato comunità, lo Stato collettività, vuol dire tutti noi. Siamo tutti membri della Repubblica. Il ministro per i beni culturali non tutela più del ministro dell'economia, e non ne scelgo uno a caso, visto che il bilancio del Ministero dei Beni Culturali sono la maggior causa della distruzione del nostro patrimonio. Il bilancio dei beni culturali oggi è 1 miliardo di euro l'anno, fino a Bondi erano 3 miliardi, in Germania sono 9,7. Alcuni parametri, la spesa militare annua italiana 26 miliardi, l'evasione fiscale annua 150 miliardi, il patrimonio oggi 1 miliardo. Uguale, suicidio del patrimonio. Lo suicidiamo transitivamente. La Repubblica siamo tutti noi. Questo secondo me deve fare riflettere un po', non solo nei confronti di una critica alla classe dirigente o alla classe politica. La Repubblica promuove lo sviluppo, la Repubblica tutela, riguarda noi, riguarda l'ordine degli architetti, riguarda i professori universitari, riguarda i giornalisti, ciascuno di noi deve fare il proprio dovere. Allora forse, parafrasando Kennedy di cui tanto si parla, forse è il caso di chiederci noi che cosa possiamo fare per il patrimonio, che cosa dobbiamo fare per il patrimonio. La nostra autoeducazione, visto che il Ministero per i Beni Culturali non ha mai avuto un dipartimento di educazione del patrimonio, mai. E visto che la storia dell'arte, ogni ministro dell'istruzione la fa un po' sparire dai programmi, la nostra autoeducazione al patrimonio deve condurci a fare la nostra parte. Come? Innanzitutto attraverso la conoscenza, la nostra educazione è una conoscenza sana,
Entrare in una chiesa invece che andare in una mostra di Goldin vuol dire contribuire alla tutela della Repubblica, intesa come promozione della conoscenza di ciascuno di noi. Mi capita spesso, viaggiando per l'Italia, di trovare la stessa sfiducia nello Stato da parte di persone di destra e di sinistra. L'ho raccontato altre volte. Mi è capitato spesso, anche fisicamente non nel senso che ci siamo picchiati, ma nel senso che ci siamo trovati nella stessa stanza, alla Commissione per la Riforma del Ministero, di confrontarmi con, per esempio, con l'Ilaria Borletti Guidoni, l'Ilaria dell'Acqua Borletti Guidoni, sottosegretaria ai beni culturali, che è una signora che è entrata in politica donando 710.000 euro alla lista di Mario Monti, quindi finendo capolista in Lombardia e quindi con il Porcellum inevitabilmente diventando deputata e quindi poi, grazie alle trattative precedenti alla formazione del governo di larghe intese, diventando sottosegretaria dei beni culturali. Ogni volta che parla in pubblico dice che lo Stato è il problema e che bisogna privatizzare. Ha giurato sulla Costituzione, ma dice che lo Stato è il problema. E lo dice con più o meno con queste parole. Lo Stato non è la soluzione del problema, è il problema. Quello che mi colpisce molto è che, girando in tutt'altri ambienti, per esempio nei teatri occupati, per esempio al Teatro Valle a Roma, anche i ragazzi di 20 anni mi dicono, leggendo spesso anche dei testi di diritto sui beni comuni, le stesse cose. Noi non ci fidiamo dello Stato. Lo Stato è il problema, il diritto pubblico non serve più, la Costituzione non serve più, servono i beni comuni. Poi tu gli chiedi, ma cosa vuol dire beni comuni esattamente? A noi faremo da soli, in un sistema che evidentemente mette molto più a rischio i più deboli di quanto possa essere lo squinternato Stato italiano. Questa idea, lo Stato non è la soluzione dei problemi, è il problema, è una frase di Ronald Reagan pronunciata nel primo discorso di insediamento 1981 alla Casa Bianca, è uno dei manifesti del neoliberismo. Luciano Gallino, in un libro che vi consiglio di leggere, uscito da poco, si chiama Il colpo di Stato delle banche e dei governi, titolo forte, usato da una persona seria che studia veramente, dice che c'è il tentativo di riscrivere una Costituzione globale di soli due articoli, il primo dei quali recita così, lo Stato si deve autodistruggere. E il secondo dice, e le banche e le finanziarie devono avere libertà illimitata. Io credo che questo sia il punto fondamentale. La distruzione dello Stato annulla l'articolo 9 in radice, è la Repubblica messa in discussione. Chi ci crede più? Allora, io credo che il messaggio più difficile da far passare, ma più importante, forse più impopolare, più attuale, sia lo Stato non è il problema, lo Stato può essere la soluzione dei problemi, se è uno Stato comunità, se è uno Stato collettività e se è uno Stato che ci sappiamo riprendere. La Repubblica non è la classe dirigente della Repubblica, è tutta, siamo anche noi, dobbiamo fare la nostra parte. E non ci sono problemi. Promuovere lo sviluppo della cultura. Allora, la cultura non è una cosa statica, qui si vede molto bene quello che diceva Calamandrei. Non promuove la, non dice difende la cultura, promuove lo sviluppo della cultura. Gombrich, grande storico dell'arte, parafrasando Che Guevara, diceva che le discipline umanistiche sono come le biciclette e le rivoluzioni. O vanno o cadono, non possono star ferme. Ed è così. Nessun sapere si basa su, si può congelare staticamente. Lo sviluppo della cultura è il punto. Allora, quando si dice la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, che cosa vuol dire? Vuol dire la Repubblica promuove il lavoro della cultura. Il patrimonio è come il repertorio della musica o del teatro. Senza qualcuno che la esegue e che lo mette in scena, è muto. Ma guardate che anche le pietre, anche il patrimonio è così. Senza gli storici dell'arte, gli archeologi, gli architetti, gli esperti di paesaggio, i pianificatori, tutto questo tace. Un museo che non fa ricerca è un deposito di roba vecchia che non ci serve a nulla. Un museo come l'Egizio, come il Maxi, presieduto da qualcuno che non sa nemmeno che cos'è la ricerca, è come un aereo guidato da uno che non è un pilota, che non ha il brevetto. Nella migliore delle ipotesi si ammazzerà lui, ma probabilmente farà danni peggiori. Allora, lo sviluppo della cultura vuol dire questo. La Repubblica promuove il lavoro della cultura, il futuro della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, che non
la cultura, il patrimonio, la ricerca scientifica e tecnica non vanno messe in concorrenza, non vanno giudicate in opposizione. Dobbiamo scegliere, abbiamo bisogno degli ingegneri. Da professore di una facoltà umanistica dico sì, c'è un abuso, c'è un enorme lassismo nelle facoltà umanistiche, c'è uno sbraccamento totale e c'è un'illusione di leva truffa collettiva. Ma questo non vuol dire che dobbiamo opporre questi due mondi. La cosa bella è che la Repubblica è legata alla nazione. La Repubblica promuove e poi tutela il paesaggio e il patrimonio della nazione. Usare tra 46 e 47 la parola nazione ci voleva molto coraggio. La nostra Costituzione lo usa pochissime volte. Un'altra lo usa nell'articolo che non piace a Beppe Grillo, quello che dice che i deputati rappresentano la nazione e non la loro lista. Articolo provvidenziale, non deve essere toccato. Allora, che cosa vuol dire tirare fuori la nazione? Guardate che la nazione non c'è mai nei principi fondamentali, se non nel 9. Non se ne parla per la lingua, non se ne parla per la religione, nessuno parla del sangue, per fortuna. Siamo nazione per via culturale, il patrimonio della nazione. Una formulazione precedente, bellissima, diceva, la Repubblica prende sotto la sua protezione il patrimonio della nazione. È l'unico momento dei principi fondamentali, uno dei pochi della Costituzione, in cui la storia entra nella Costituzione, cioè tu vedi il prima e il dopo. È come se si dicesse lucidamente, noi oggi diventiamo Repubblica, ma prendiamo atto che la nazione italiana esiste da prima. E io vorrei dire, prendiamo atto che potrebbe esistere anche in un futuro dopo la Repubblica. Se verranno, non credo che li vedremo, ma gli Stati Uniti d'Europa, non verrà meno la vocazione, perché Mazzini chiamava la missione speciale di eliminazione dell'Europa. La nostra è questa, forse, la funzione civile del patrimonio. La nazione esiste prima e forse esisterà dopo, e non è per via di sangue. Qui si dice, basta saperlo leggere con un po' di storia e di filologia, che siamo tutti italiani iure soli e non iure sanguinis. Non siamo italiani per diritto di sangue, perché per diritto di sangue, se ci facessimo le analisi del sangue, siamo meticci come nessun'altra nazione d'Europa, felicemente meticci e mescolati. E quando è stata scritta la Costituzione, avessero scritto che eravamo italiani per la lingua, c'era da ridere, prima della televisione voglio vedere gli italiani capirsi incontrandosi per strada. Siamo italiani, dice il 9, l'articolo 9, per il paesaggio e il patrimonio. È una cosa molto bella, molto profonda che ha detto Dante quando nell'undicesimo il Purgatorio cita la lingua degli italiani, che era una lingua d'élite, cavalcanti, quindi Dante, poi dice Cimabue e Giotto, gli stessi versi. L'altra lingua degli italiani. I nostri bambini, che hanno classi miste nelle scuole pubbliche, si trovano in classe bambini che in casa non parlano la lingua italiana delle parole, ma tutti insieme si formano anche nella lingua italiana dei monumenti, del tessuto monumentale. Il patrimonio e il paesaggio sono uno straordinario mezzo di integrazione, lo sono stati per secoli, lo possono essere ancora da domani. Il paesaggio e il patrimonio, tutela il paesaggio e il patrimonio, storico e artistico. Questa è una delle cose più sorprendenti. Intanto patrimonio, naturalmente i costituenti non avevano in mente il petrolio d'Italia, non parlano di patrimonio in senso economico, su questo c'è una grande discussione giuridica, parlano di retaggio dei patres, è quello che il pater familias lascia, che è un fascio in cui ci sono le cose, ma in cui ci sono anche le leggi, i principi, la tradizione e soprattutto c'è il seme del futuro, la fuga da Troia con il fuoco e i menati, questo è il patrimonio, è la possibilità di rifondare un futuro insieme. E in quel momento, quando si scrive la Costituzione, tutto questo brucia maledettamente sulla pelle. Gronda sangue, non è che qualcuno gliel'ha regalato questa possibilità. Il patrimonio però non è un organo, un corpo da cui estrarre gli organi pregiati. Non dice tutela il paesaggio e i capolavori della nazione. Oggi si direbbe così. Se oggi qualcuno, una costituente, una commissione di saggi quirinalizia volesse riscrivere anche i principi fondamentali, direbbe che innanzitutto è una roba molto frivola il paesaggio e il patrimonio, che con la cultura non si mangia. Poi che forse dovremmo dire che tuteliamo il petrolio della nazione, e poi probabilmente il paesaggio lo considererebbe qualcosa di inutile e irrilevante, mentre i capolavori sì, perché certamente con un Leonardo, esistente o inesistente, con una ragazza con l'orecchino di perle o con un Michelangelo possibilmente finto, la Repubblica può fare degli affari. Qualcuno della Repubblica può fare degli affari, la Repubblica un po' meno.
del paesaggio è qualcosa di straordinariamente importante. Importante, immagino, per degli architetti in un modo del tutto speciale, è il contesto. Roberto Longhi, che scrive nel 50 le proposte per una critica d'arte, il testo più bello ancora della storiografia fisica del Novecento, dice: un'opera d'arte non è mai assoluta. Quante volte noi diciamo un capolavoro assoluto, che vuol dire letteralmente sciolto da ogni relazione? Dice: un'opera d'arte è squisitamente relativa. Nemmeno la Volta Sistina si potrebbe intendere senza le relazioni con tutto il resto. Dice: dal vasaio, dal vaso del vasaio greco alla Volta Sistina, tutto è squisitamente relativo. Si potrebbe dire di più: la storia dell'arte, il patrimonio, è la rete delle relazioni che uniscono ogni cosa. Non c'è una cosa più importante dell'altra. Non avrebbe senso su un piano assoluto dire che l'arena è più importante dell'arsenale a Verona. Certo, è vero, da un certo punto di vista, ma dall'altro queste cose fanno parte dello stesso corpo. Ha senso dire che il cuore è più importante della cistifella, di una sciocchezza. Ma l'uno non può fare meno dell'altro, è il continuum. Quando Napoleone vuole fare il grande Louvre a Parigi, cosa fa? Un museo dei capolavori che partono dall'Italia, e un francese, che avrebbe molte lezioni da dare agli italiani di oggi, Antoine Catramère-Regency, spiega che sta facendo una sciocchezza colossale. Scrive un testo meraviglioso, una serie di lettere, a un generale venezuelano, si chiama Miranda, in cui dice: non potete portare via il patrimonio italiano, perché non è quel Raffaello, ma è quell'epigrafe, quel testo scritto, quella biblioteca, quell'area. E poi dice: non potete imballare le vedute di Roma, non potete imballare e portare a Parigi il paesaggio, e quel Raffaello non lo capirete senza quel tramonto, senza quel brano di campagna romana. Tutto è straordinariamente fuso. Quando Raffaello va a fare una gita a Tivoli, dice: vedremo il nuovo e il vecchio, quel che sia di bello in quella contrada. Il nuovo, il vecchio, il bello e la contrada, paesaggio e patrimonio, passato e futuro. È questa unione straordinaria che è il tessuto, e i costituenti lo capiscono. Capiscono quello che gli storici d'arte ancora oggi non capiscono, che patrimonio e paesaggio sono un'unica cosa. La città, il centro storico, è il capolavoro della tradizione artistica italiana. Negli stessi anni in cui a Siena si scrive il Costituto, sul muro di una sala del Palazzo Civico di Siena, Lorenzetti dipinge il Buon Governo, dove viene rappresentata visivamente il passaggio tra la città e il territorio. Città e paesaggio sono uniti, non si può dipingere l'una senza l'altra, sono un'unica cosa. 500 anni dopo, lo dice Carlo Cattaneo, la città formò col suo territorio un insieme inscindibile, non si possono dividere. Siamo troppo abituati a pensare le nostre città non più come urbanisti, ma come archistar, come addirittura a pensare come somma di sculture in forma di architettura. Quello che conta è il tessuto, sono come la carne e la pelle del paese. È la città quella che veramente conta, la città e il paesaggio. Questo dice straordinariamente bene l'articolo 9, e dice: il patrimonio, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico. Anche molti addetti ai lavori, giuristi e storici dell'arte, citano questo articolo chiamando il patrimonio storico l'identità artistico, e invece no. Storico artistico, qui si parla di biblioteche, si parla di archivi, si parla di quello che Raffaello diceva, le parole e le opere, le figure, le scritture. Anche da questo punto di vista l'articolo 9 straordinariamente riprende tutta la tradizione che lo precede. E questo insieme di storico e artistico è un pesante ammonimento contro la retorica della bellezza. La bellezza salverà il mondo. Questa frase insopportabile che non si può più sentire, ma che cosa vuol dire? Non c'è mai stato nella tradizione italiana un valore assoluto, astratto, della bellezza. Storico e artistico vuol dire che non capisci Caravaggio senza capire l'epigrafe della cappella che ospita quel Caravaggio. Sono un'unica cosa, non c'è un primato astratto della bellezza. Non ha senso fare come fa il sindaco della mia città Matteo Renzi, che fa gli angeli del bello per tutelare Firenze, mercificandola a rotta di collo contemporaneamente e vendendo tutto
e facendo i banchetti della Ferrari a Pontevecchio, però poi fa gli angeli del bello. A me non importa di avere Pontevecchio perfettamente restaurato e conservato se ne distruggo la funzione immateriale. L'articolo 9 dice questa cosa profondissima: esiste una funzione immateriale del patrimonio, non esiste solo quella materiale. In Francia c'è addirittura un'agenzia del governo che tutela la funzione immateriale del patrimonio e che per esempio regolamenta le regole delle sponsorizzazioni mettendo dei pesantissimi freni. La bellezza è legata alla vita civile. La bellissima fotografia che sta sulla locandina, bellissima e atroce fotografia che sta sulla locandina di questo nostro incontro, parla di questo, parla di che cos'è il patrimonio, di che cos'è il tessuto. Mi viene in mente, rovesciandola drammaticamente, una frase famosa dei Carracci che dicono: questo l'abbiamo fatto tutti noi. Ecco, questo l'abbiamo fatto tutti noi. E come l'abbiamo fatto? L'articolo 9 è l'articolo dove, abbiamo detto, si vede la concatenazione delle generazioni. La nazione si è formata nel patrimonio. Vediamo tutti i nostri padri, però vediamo anche tutti i nostri figli. Qui vediamo la Verona storica, una città bella perché è legata a un progetto di comunità. E poi una città orrenda, sfatta, sformata, che la circonda, in cui quello che è venuto meno è il progetto di comunità. Ma questo l'abbiamo fatto tutti noi, le nostre generazioni passate e poi le nostre. Io non ne posso più di leggere sui giornali italiani dibattiti su cosa si possa fare nei centri storici. Si può toccare con la pietra, non si può toccare. Io credo che rischiamo quasi sempre di distruggere un equilibrio che abbiamo ereditato. Ma il punto non è se la nostra generazione ha il diritto o no di mettere le mani in piazza Bra. Il punto vero è: cosa facciamo per riscattare le cose che abbiamo fatto nelle ultime 3-4 generazioni? Questi cimiteri verticali dei vivi, questi luoghi disumani che rappresentano un progetto di non comunità. Allora forse è lì che dobbiamo. Mettiamo una, come forse ci vorrebbe una moratoria alle grandi mostre per 50 anni, forse una moratoria al dibattito e alla costruzione nei centri storici, forse dobbiamo occuparci delle nostre periferie. Forse è questo che diciamo quando diciamo che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'ultimo punto, forse la sto facendo troppo lunga, c'è un rapporto forte fra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo. Non è che questi poveri costituenti fossero messi così male che non avevano abbastanza carta o abbastanza articoli. Perché la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio nello stesso articolo? Perché c'è un nesso profondo che forse è quello che è la cui, diciamo così, meditazione profonda è mancata anche ai migliori difensori del patrimonio nella storia repubblicana. Troppo spesso si è pensato che la tutela del patrimonio sia un fine. Noi tuteliamo il patrimonio perché tuteliamo il patrimonio, perché c'è bisogno di spiegarlo. Ma io credo che questo sia un po' un limite, soprattutto è molto difficile spiegarlo alle nuove generazioni. Io non riesco a indignarmi, io insegno a Napoli, quando i ragazzi di Scampia vengono a fare i graffiti sui muri quattrocenteschi o addirittura romani o greci del centro di Napoli, non riesco a indignarmi perché evidentemente non gli abbiamo affatto spiegato che queste cose sono loro, che appartengono anche a loro, che c'è un nesso profondo e che noi non tuteliamo quelle cose perché sono belle, ma le dovremmo tutelare perché dovrebbero essere un alimento di democrazia e di uguaglianza per la loro vita. Nel momento in cui il patrimonio cessa di avere un rapporto con la democrazia e con la loro vita, la conservazione materiale a loro non interessa. E io li capisco profondamente. Allora, il punto è che la tutela non è un fine, la tutela è la conoscenza, la cultura, come strumento di democrazia inclusiva, di partecipazione, di cittadinanza. I francesi, per dire cultura, hanno una parola che aiuta a capire meglio dell'italiana: civilizzazione. La cultura serve a diventare e a rimanere civili, cioè cittadini, civiles, parte della civitas. Noi siamo così inconsapevoli di questi che Civitas è diventato il nome del più grande concessionario del patrimonio, Civita, una specie di grande cancro che drena denaro pubblico, sottomette il patrimonio pubblico per creare lavoro precario e reddito privato. Il presidente si chiama Gianni Letta. Allora, non Civita, la Civitas, è a questa che io credo che dobbiamo guardare. Allora, se noi smettiamo di dire che il patrimonio si tutela perché si tutela, ma che la tutela non è fine ultimo, ma la tutela deve produrre conoscenza, immediatamente capiamo perché non è vero che va bene dire che
si fanno i buchi nel basare per cercare un brand inesistente, anche sapendo benissimo che non c'è, perché così si fa del marketing. Perché il fine del Salone dei 500 e anche di Leonardo, quello che c'è, è produrre conoscenza, non produrre rincretinimento, lobotomia, asservimento al mercato. L'esattezza, lo studio, la precisione, la conoscenza sono il fine del patrimonio, non sono un accessorio. Questo l'ha detto molto bene Carlo Azeglio Ciampi in un discorso bellissimo in cui dice l'articolo 9 è l'articolo più originale della Costituzione, perché mette insieme due cose che nessun'altra Costituzione mette insieme, patrimonio e conoscenza. Senza la conoscenza del patrimonio non ce ne facciamo nulla. Senza chi lo sa studiare, chi ci lavora, chi lo racconta, chi lo narra, tutti gli altri, il patrimonio non serve a nulla, serve solo se produce conoscenza. Non serve Voyager, non serve, appunto, oddio, diciamo un'altra volta, visto che siamo a Verona, non serve la ricerca della battaglia di Anghiari, non serve il petrolio, non serve la valorizzazione. Una curiosa parola, valorizzazione, chi è che valorizza chi? Siamo davvero sicuri di essere noi che valorizziamo Caravaggio e Giotto? Cioè Giotto e Caravaggio hanno bisogno di essere valorizzati da noi. O forse non sono Giotto e Caravaggio che valorizzano chi si occupa di loro. Federico Zeri diceva una cosa difficilmente ripetibile in pubblico, ma visto che l'ha detta lui si può forse ridire. Diceva, le mostre e gli eventi sono come la merda, servono a chi li fa, non a chi li guarda. Era molto duro, ma credo che si capisca bene che cosa voleva dire. Non producono conoscenza e dunque rischiamo di servire solo a chi li organizza. Allora, io credo che da qui dobbiamo ripartire. Il patrimonio, potremmo dire, secondo la Costituzione, non è il petrolio d'Italia. Questa metafora che ha avuto grande fortuna negli anni Ottanta, all'apice del liberismo in Italia. Il petrolio è una cosa che sta sottoterra, che non conosciamo, che sporca, che per dare energia brucia e si distrugge, che crea oligopoli o monopoli, e che non emancipa, che non crea democrazia, che non è rinnovabile. Associamo questi valori al patrimonio? Forse io credo che la Costituzione dia un altro messaggio. Il patrimonio storico e artistico, il paesaggio della nazione italiana sono ossigeno per la mente, sono soprattutto ossigeno per la vita democratica. Grazie. Ho sempre detto che la perdita di tempo ci cade da voce sotto decise del professor Montanari, ma siamo qui anche per discutere tutti insieme di quello appunto dell'argomento di cui abbiamo appena parlato. So che ci sono delle persone che vogliono intervenire, giusto? Però prima di tutto vorrei intervenire io per più che altro perché mi sento un attimino una rappresentante della sostenibilità del futuro dell'Italia anche. Io volevo concentrarmi soprattutto, allora innanzitutto per chi non mi conosce, io sono laureata in storia dell'arte da 4 anni e specifico che ho conosciuto il professor Montanari proprio perché ho fatto presente che io fra un paio di mesi me ne vado dall'Italia e quando l'ho conosciuto gli ho chiesto di darmi una ragione per rimanere qui, l'ho chiesta una a lui e una a professor Settis. Ovviamente loro mi hanno motivato perfettamente il perché io non dovrei andare via. Talmente perfettamente che infatti io me ne vado. Sicuramente non è colpa loro, sì, io me ne vado, non è un po' colpa di tutti anche. Infatti io vorrei concentrarmi soprattutto su una cosa che lui mi ha scritto sul libro quando ho chiesto di autografarmelo proprio in occasione di quella conferenza di Mantova che anche Laura De Stefano ha citato prima. La dedica che Tommaso mi ha fatto sul libro è proprio questa, a Gloria perché non se ne vada. Io leggo queste parole e poi leggo la Costituzione e dico la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Siccome qui stasera abbiamo anche dei rappresentanti della parte didattica della nostra società, io vorrei fare presente soprattutto una cosa. Io quando ho deciso di iscrivermi al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, l'ho fatto dopo un anno sabbatico, perché altrimenti avrei deciso di fare tutt'altro, però non è questo quello che importa. Ma mi avevano colpito molto le parole che erano state dette in presentazione del corso,
che era proprio questo, si spiegava appunto che un corso del genere ci avrebbe dato a noi studenti la possibilità di lavorare in questo campo che in Italia dovrebbe essere molto gettonato, ma che in realtà non lo è. Io sono molto stupita, anzi in realtà dopo anni non lo sono più di tanto, però fa riflettere il fatto che nel momento in cui vengono conseguite le lauree, la stessa persona che ha detto queste cose più di una volta, professore Sorrivato non mi odi, però lei stessa quando parla, quando si vengono conseguite le lauree, appunto lei stessa critica il fatto che molti di noi non avranno la possibilità di approfondire oltre gli studi che abbiamo fatto. Lei ha perfettamente ragione, perché è vero, infatti io me ne vado dall'Italia, ma questo è la cosa sbagliata. E allora io, visto che anche Tommaso è comunque rappresentante di questa, di questa parte della società, io vorrei innanzitutto fare proprio una domanda diretta a chi la storia dell'arte la deve insegnare. Chiaramente, visto che la storia dell'arte in questo momento è diventata una materia importante solamente a livello universitario, perché in realtà a livello di licei o di medie o addirittura ancora prima, la storia dell'arte non viene mai studiata. Tanto che io mi ricordo benissimo quando ho fatto altri esami che date tipo il 1509, che so che alcuni di voi sanno essere una data importante per la storia veneta, io in realtà non sapevo minimamente che cos'era, ma non perché io sono, cioè io sono, ero ignorante in quel momento, ma perché nessuno mi aveva dato i mezzi per sapere che quella data era molto importante. Fortunatamente poi ci sono dei corsi che mi hanno dato la possibilità di colmare questa lacuna e la curiosità nostra, mia, di noi studenti comunque. Quindi io volevo dire questo, volevo chiedere questo, come può fare l'apparato didattico a infondere in noi giovani le motivazioni per fare in modo che l'articolo 9 venga applicato, perché siete voi quelli che ci devono dare i mezzi per fare in modo che noi stessi ci sentiamo un popolo e che quindi possiamo applicare l'articolo 9, certo a partire chiaramente dal vostro esempio. Scusi, non ha detto perché vuole andare via dall'Italia. Come? Non ha detto perché vuole andare via. Perché non lavoro, perché non ho un lavoro. Ah. Certo. No, assolutamente. Ma lo spirito di volontariato un po'. Eh sì, certo, lo spirito di volontariato, ma purtroppo per fare volontariato serve avere un po' le spalle coperte. Ah, allora un saluto, ecco, perché l'argomento qui, cioè, il problema è questo, la questione è questa. Dobbiamo smettere di pensare che la cultura sia una cosa elitaria. La cultura è una cosa di tutti, come l'articolo 9 dice. Quindi se io sono una povera ragazza, figlia di genitori normali, non devo fare volontariato e cercare di sperare che questo volontariato diventi il mio lavoro. Io voglio fare volontariato perché mi sento di fare volontariato, ma devo avere una professione che può essere indipendentemente dalla cultura, ma che mi dia la possibilità di realizzarmi e che mi dia la possibilità in un paese come l'Italia, che è un paese dove che fonda i suoi principi, come l'articolo 9 dice, anche sulla cultura, io devo essere in grado e devo avere la possibilità di poter fare un lavoro che sia legato anche a questo, soprattutto perché noi ci battiamo di essere il paese più bello del mondo, ma in realtà non facciamo niente perché sia tale. Signorina, possono rubare tutto, ma noi italiani non ci possono rubare il gusto, l'etica, l'empatia. Ce la possono rubare nel momento in cui ci danno la possibilità di farlo. Non ci possono rubare il gusto, perché qualsiasi ingegnere architetto che all'estero è un italiano. Le macchine tedesche l'ha fatto un italiano, le costruzioni in America sono tutti architetti italiani. E allora scusi la mia ridonanza, non ci possono rubare il gusto. Ecco, io ho fatto la lotta da leader studentesco universitario negli anni 70, ma non posso più a 50 anni rifare ancora la lotta. Io lascio a voi, capisci? Io ho già dato nella mia vita, ma l'hanno distrutto i nostri benefici. Io negli anni 70 ho combattuto l'ideale, ma adesso dovete voi combattere. Rispondo. Allora, io credo che
se affronterei questa risposta con più serenità se fossi convinto che l'università e gli storici dell'arte universitari italiani avessero fatto e facessero la loro parte. Potrei dire, beh, noi vi abbiamo dato un'ottima formazione, abbiamo dei corsi razionali, trovate lavoro, è colpa del fatto che questa è una repubblica che si sta suicidando. Io non ho la coscienza a posto da un punto di vista di, come membro di questo, chiamiamolo establishment, che si fa come, cioè, l'ultima ruota dell'establishment, perché credo che questa ventata petrolifera abbia, no, l'ho scritto più volte, devastato la formazione universitaria. Procedo per punti. Innanzitutto la struttura. I corsi di laurea in beni culturali sono una truffa. Questo l'ha detto Andrea Emiliani, credo che abbia ragione. Perché? Innanzitutto perché viene promessa per anni una possibilità di impiego che non esisteva, quindi non possiamo dire ci stupiamo che voi non troviate lavoro, sapevamo perfettamente di stare prendendo fumo, di fare marketing della università sulla pelle degli studenti per avviare le cattedre, per costruire più spazio per noi stessi. Io credo che i corsi di beni culturali siano un errore grave, da cui forse stiamo uscendo grazie alla crisi e non ai nostri meriti, molti stanno chiudendo. Nella commissione di riforma del Ministero per i beni culturali, cui il Ministro Braga ha chiamato anche me, io ho proposto la creazione di una scuola del patrimonio in Italia, sul modello francese che peraltro importava un modello italiano, di cui ci siamo dimenticati. Io credo che occorrano al patrimonio storici d'arte, architetti, archeologi, filologi, giuristi, chimici, fisici, ma non occorra una poltiglia che mette insieme tutte queste specialità in una non professione, in una non formazione. Far diventare qualcuno a 19 anni operatore dei beni culturali, con questa terrificante espressione da gergo para pseudo-amministrativo, è stato un errore grave, perché non abbiamo più, abbiamo smesso di formare umanisti storici senza formare nient'altro, quindi abbiamo massacrato in nome di un lavoro che non c'era, una tradizione culturale e una formazione che c'era. Questo non vuol dire che tutto vada buttato via, però vuol dire che il buono che c'è, e c'è nella storia dell'arte universitaria italiana, sopravvive malgrado la struttura che noi stessi abbiamo creato. Primo. Secondo, la formazione funziona se c'è un nesso con la ricerca. Non se tutto diventa una masticazione continua paraliceale, come un cattivo liceo. Un buon liceo è un'altra cosa, è una formazione di individuo, di un cittadino. E abbiamo accettato troppo supinamente la distruzione del nesso tra ricerca e didattica, portandola troppo in alto, quasi facendola sparire. La bicicletta deve andare, tu devi formare uno studioso, devi formare un ricercatore in potenza, anche se fa tutt'altro. Dobbiamo selezionare per merito, e invece l'università italiana, e questa forse è l'unica cosa su cui sono d'accordo con Matteo Renzi, è, come dire, un disastro, è l'allegoria del demerito e della clientela. Ci vorrebbe un pittore come Vasari per esprimere con tutti i suoi accessori quanto questo è vero. Ed è un disastro. Il motivo per cui io sono uscito dalla consulta universitaria di storia dell'arte sbattendo la porta e scrivendo una lettera che dice esattamente questo. E io credo che noi dobbiamo cominciare a dire di no, dobbiamo cominciare a uscire dalla consorteria, dobbiamo cominciare a scrivere. E questo è l'ultimo punto. Io credo che in questo momento i professori di storia dell'arte non si salvino la pelle e l'anima solo, nella migliore delle ipotesi, facendo ricerche didattiche. Dobbiamo prendere in mano i nostri corsi, dobbiamo fare politica accademica non per sistemare gli allievi ma per cambiare i connotati di questo assurdo sistema, e forse dobbiamo anche prendere la parola in prima persona nell'assemblea della Civitas, della Polis, per parlare di patrimonio e di costituzione, per parlare di democrazia. Non abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo quando abbiamo fatto ricerca e didattica, non basta, io credo. E forse il destino infelice, terribile, nefasto dei nostri studenti mandati a massacro contro un muro di gomma, nel migliore dei casi spesso verso lavori indecenti, ha a che fare anche con la nostra incapacità di difendere questo. Uno storico dell'arte che accetta di fare libri, mostre, eventi, collaborando con enti locali, enti ecclesiastici, case editrici, tutte costruite sull'incompetenza.
tradisce la propria missione per mera convenienza personale. In Italia la storia dell'arte la fa chiunque, veramente, anzi la qualunque, va bene? Chiunque può prendere la parola quando si parla della storia dell'arte. Ma no, non solo questo, ma leggete i giornali quando parlano della storia dell'arte, guardate le mostre che ci circondano, voglio dire, cioè, se non esiste per fortuna l'esercizio abusivo della professione medica, non esiste l'esercizio abusivo della storia dell'arte, non voglio introdurlo per legge, ma comunque, come dire, credo che i frutti di questo si vedano. Allora, questa cosa però si fonda con la complicità di chi, facendo davvero la storia dell'arte, avalla, accetta, media e fa le cose insieme e finisce per legittimare per pura convenienza tutto questo. Quindi io credo che se lei va via dall'Italia, se tu vai via dall'Italia, noi abbiamo delle colpe che non sono puntuali, come dire, non sono forse immediate, ma immediate ci sono e come. Grazie. Certo, io faccio molto volontariato, infatti io stasera sono qui a titolo di, a nessun titolo praticamente, quindi no. Ma spero di tornare molto più incazzata di adesso. Ma chiudo questo discorso più accademico, solamente perché volevo anche dare la parola a chi invece si è attivo proprio palesemente nella nostra città. E, però prima collegarmi solamente per introdurre poi eventuali interventi, facendo una domanda piccolissima, breve, no, meno prolissa della mia questione di prima. Oggi noi abbiamo visitato parecchi, insomma, posti abbastanza critici della città di Verona, come diceva prima, Palazzo Bocca Trezza, ex liceo Nani, liceo artistico, sottolineo, il Museo dell'Opera a Palazzo Forti e l'Arsenale. E io vorrei adesso chiedere a Tommaso Montanari di darci, se ha la possibilità, di darci qualche consiglio che può essere utile anche per le associazioni che lavorano proprio attivamente sul territorio, quali potrebbero essere le cose che effettivamente noi possiamo fare in qualità sia di cittadini singoli che di associazioni, per fare in modo che i nostri desideri, insomma, le nostre volontà riguardo, insomma, della tutela di questi edifici, insomma, quello che noi possiamo fare proprio per fare in modo che diventino, insomma, che ci ascoltino anche. Allora, io credo che sono casi diversi. Nel caso del museo, cosiddetto museo Amo, ci vuole un'indignazione della classe intellettuale veronese, dovete scrivere che questa roba è indecente, che nemmeno nel terzo mondo ci può essere un museo che traduce archivi e ricordi, che traduce ricordi come memories nelle didascalie. Cioè, siamo, non so, oltre la decenza, una mescolanza di opere originali e riproduzioni senza dichiarare che sono le... Io ho fatto delle foto, spero di scrivere un articolo su questa cosa. Veramente non mi era capitato da tempo di vedere una caricatura di museo di questo tipo. Un trionfo, io non so quale sia la musa che presiede a quel museo, quella dell'errore ortografico, non so se c'è una musa dell'incompetenza, è una cosa davvero terrificante, per non parlare delle scempiaggini dell'audioguida, per non parlare del fatto che un museo, un palazzo che era stato lasciato alla città di Verona, è stato venduto a una fondazione che costringe un'istituzione pubblica a pagarci l'affitto. Insomma, mi sembra un coacervo di cose. Qui occorre un'indignazione martellante. Chi insegna ai licei, alle scuole di Verona, dovrebbe darsi la mano e ogni giorno scrive un articolo sui giornali chiedendo la chiusura di quello proprio. E questa non è una cosa. Per gli altri due è un caso diverso. Io credo che sui luoghi pubblici abbandonati in disfacimento, secondo quella trafila che presiede alle privatizzazioni ovunque, leggete l'ultimo libro di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, si chiama Il prezzo della diseguaglianza, c'è un bel capitolo sulle ferrovie inglesi e su come sono state privatizzate. La privatizzazione, cose note, ma insomma raccontate molto bene, la privatizzazione delle ferrovie inglesi fa seguito a un periodo in cui le ferrovie inglesi sono state scientificamente messe non in grado di funzionare con tagli al bilancio e abbandono progressivo.
quello che succede con l'università italiana. A un certo punto si dirà non funziona più, diamola ai privati, lo si è fatto per molte cose, lo si è fatto in parte per la sanità, lo si farà con le scuole, lo si fa col patrimonio pubblico. Io lascio andare un palazzo a male, lo faccio crollare, lo rendo un luogo pericoloso per chi lo frequenta, abusivamente per i vicini, e poi alla fine dico beh, meglio venderlo, meglio alienarlo, o meglio distruggerlo, in certi casi meglio abbatterlo. Allora, a questo che è, come dire, una dolosa distruzione del patrimonio pubblico nella sua funzione civile e poi anche nella sua esistenza materiale, quindi nel valore immateriale e della consistenza materiale, a questo ci si oppone innanzitutto documentandosi. Io credo che il lavoro dei comitati cittadini di varia natura, delle associazioni, sia fondamentale. Siamo in un momento in cui nella sparizione dei partiti, sostanzialmente, nell'incapacità dei nuovi movimenti di fare alcunché, l'unica cosa che rimane sono i comitati dal basso, le associazioni civiche, che possono avere un grande spazio di tribuna. Io mi sono accorto scrivendo nel mio piccolo sui giornali, confrontandomi con amici, ormai amici che scrivono molto più tempo di me, che parlavo l'altro giorno con Gian Antonio Stella, la maggioranza delle cose che noi scriviamo originano in persecuzioni affettuose e civilissime via email da parte di comitati, funzionari di sovrintendenza, colleghi, gruppi di persone che ci chiedono di scrivere, e uno lo fa in spirito di servizio, diciamo, poi magari si prende una guerra, ma questo fa parte del gioco, poi genere si vincono, anche c'è una certa soddisfazione quando le archiviano, per ora tutte archiviate le mie. Allora io credo che le associazioni debbano rompere le scatole. Quando un palazzo pubblico viene lasciato andare in malora, quando si parla di un progetto di finanza come l'Arsenale, in cui la comunità di Verona deve dare addirittura 12 milioni per regalare tutto ai privati, si studiano le carte, ci si documenta, ci si incatena di fronte al Consiglio Comunale, si chiama report, si scrivono le lettere ai giornalisti, si fa di tutto. Si fa di tutto in una democrazia moderna, ancora meno in modo di, come dire, opporsi clamorosamente c'è. L'unica cosa che non si può fare è subire passivamente in silenzio la privatizzazione, che vuol dire la distruzione della funzione pubblica, o la, peggio, la distruzione materiale di questi beni. Conoscenza e tutela, è l'articolo come sempre, conoscenza della situazione giuridica, le carte, lo stato dei fabbricati, la proprietà. Ma oggi ho incontrato persone che sapevano benissimo queste cose, che mi hanno spiegato come stanno queste cose, e poi forse importante altrettanto avere un'idea alternativa, dire in Palazzo Boccatezza potrebbe venire un centro per l'educazione all'arte contemporanea dei bambini, dico una sciocchezza che mi è venuta in mente oggi, perché c'è un giardino e c'è un palazzo, perché ci sono dei laboratori che hanno già servito a quello scopo. Potrebbe diventare questo, non per far comprare al Comune di Verona opere di artisti contemporanei per milioni, no, non un museo d'arte contemporanea, un centro di educazione, una custalla per bambini, questo potrebbe servire. Avrete senz'altro idee migliori di queste, ma facendo vedere com'è possibile farlo. Quando è possibile, facendo un fundraising dal basso, cercando soldi dal basso e dicendo questa cosa la potremmo fare anche noi, datecela a noi che la finanziamo, dal basso. Io credo che questo serva molto sui singoli casi. Non credo, e l'ho scritto tante volte, che questa rete di associazioni possa e debba sostituire lo Stato e la tutela pubblica. No, quando il FAI, che ha tantissimi meriti sul campo, ha voluto attraverso la candidatura di Roberti Guidoni proporsi come un'alternativa, di fatto scrivendo sui giornali che bisogna andare alla National Trust all'inglese, dimenticandosi che c'è la Costituzione e che se Londra è un po' diversa da Roma perché non c'è una tradizione tutela, ecco, io credo che quello sia un errore, perché non è un problema di sostituzione, c'è un problema di affiancamento e c'è un problema di coesione, di concomitanza. Allora, i comitati civici sono importantissimi perché possono fare delle cose improprie, soprattutto perché devono costringere gli eletti dal popolo infedeli a fare il loro dovere. Non ci sono stato, mi sono messo in piazza,
Ho tirato su 12 mia figlia. Sono riuscito a far sì che il palazzo non cambiasse destinazione d'uso. Mi sembrava estremamente importante, proprio da architetto, perché determinati segni sottendono solamente determinati contenuti e nell'architettura determinate funzioni. Ci siamo battuti perché rimanesse il museo. È stato acquistato dalla Fondazione Calderone, in qualche maniera con soldi, diciamo, pubblici. No, siamo riusciti a non far sì che diventasse un supermercato. Abbiamo anche, come buon amico Ruffo, in un certo senso lodato nel momento in cui diventava o doveva diventare Museo della Lirica. Dal momento che Verona ha una vocazione in tal senso, e quindi poteva essere la capitale della cultura e della umanità, o della cultura in senso generale. Allora, a questo punto, diciamo, è stata sbagliata la battaglia, o è stata sbagliata l'impostazione dell'anno. E qua torno sul discorso. Allora, probabilmente è un discorso culturale, perché se l'altro giorno sul quotidiano L'Arena, che è il solito a intervistare chi legge il giornale, mi trovo una persona normalissima che loda i banchetti di Norimberga in Piazza Dante, a questo punto o ti cadono le spalle, non lo so, o non sai altro che cosa dire. Allora è probabilmente faccio una battuta che i veronesi mi capiscono, una corsiade, nel senso che l'assessore è Corsi, che vuol fare queste cose, e non capiscono che Verona ha dei contenuti, delle forme che dovrebbero sorprendere i contenuti, e sono molto maggiori di noi, e quindi dovremmo andare a esaltare, non uso giustamente la parola valorizzare, esaltare le nostre forme recuperando i nostri contenuti. Però a questo punto forse è la mancanza di cultura e dobbiamo tutti noi fare un esame di coscienza in tal senso. Perché o ci sforziamo a risvegliare questo tipo di cultura, e faccio un piccolissimo esempio a livello personale. Mi interessa essenzialmente di restarlo. Nel momento in cui andai ad affrontare negli anni 90, negli anni 90, quando feci il piano del colore di Siena e poi della sua Firenze nel 91, il problema non era fare una normativa più bella possibile, perché se questa non è supportata da una crescita culturale che va dal cittadino alle amministrazioni, passando dagli operatori del settore, ha fallito in partenza. Recuperando la funzione di architetto che in qualche maniera aveva insito il discorso del magister, mi sono messo a distruggere i muratori. Anche quella è una cultura, la cultura materiale che abbiamo perso negli anni 60. E a questo punto le cose più piacevole che mi è piaciuto, che ho visto in questa mia opera didattica che ho fatto esternamente alla professione, è quando, insegnando i terzo mondiali, che per fortuna hanno ancora un certo tipo di cultura che noi abbiamo raggiunto negli anni 60, mi ricordo un magrebino, quando io andavo a predicare l'importanza dell'uso di materiali storici e non tanto, mi disse: guardi che anche noi abbiamo avuto Roma. Di una sorta di internet
verticale invece che orizzontale, quindi se guardiamo al passato possiamo anche recuperare il presente per orientarsi nel futuro. Grazie. Lei ha perfettamente ragione. Allora uno si può chiedere perché lei questa battaglia non l'ha vinta, e non ha mandato a farsi, perché è una buona battaglia, una battaglia sacrosanta. Allora uno si chiede, quanti veronesi sapevano che nel trono del palazzo, come si dice in Toscana, c'è una statua in cui si dice, una statua donatore del palazzo, in cui si dice che Achille Forti questa statua l'ha dedicata alla città di Verona, riconoscente. Quanti veronesi lo sanno? Ma lo sanno, come dire, come una cosa che fa parte del loro retaggio profondo. Quando dopo la cosa dei Girolamini, cioè questo fatto che io ho scoperto e denunciato un saccheggio di una biblioteca e dopo un mio articolo in galera 12 persone, cosa che io non avrei mai pensato nella vita studiando storia dell'arte, Marco Travaglio e Antonio Padellaro mi hanno proposto di avere una rubrica sul fatto e un po' sconcertandogli io ho detto che lo facevo, ma non volevo una rubrica di denuncia, ma una rubrica settimanale in cui un'opera d'arte o un pezzo di patrimonio veniva narrato ai bambini. È quello che faccio il lunedì sul Fatto Quotidiano. Ecco, io credo che si debba ripartire di lì. Se gli italiani e i veronesi del futuro avranno gli strumenti per leggere il patrimonio, avranno anche le motivazioni per tutelarlo. Nessuno può difendere qualcosa che non capisce e che non ama. Questo è il punto fondamentale. Il patrimonio è una biblioteca stampata in caratteri di un alfabeto che non leggiamo più. Qui il tradimento della scuola, dell'università, della presenza della storia dell'arte nel senso pubblico è fondamentale. Non è un discorso, come dire, estetizzante prendersela con le mostre, blockbuster, è che questo mina la capacità di reazione, di consapevolezza di fronte a una cosa di quel tipo. La panchina a forma di cuore qui sotto è un abominio, diciamo così, da tutti i punti di vista. E... dissuasore centrale che impedisce ai senza tetto eventuali di dormirci, tanto è come dire il concetto di cuore, di caritas profondo, di amore profondo. Ma perché? Mi è venuto in mente vedendola un bellissimo saggio che vi consiglio, tradotto anche in italiano, di Jonathan Franzen, romanziere americano che magari conoscerete per Freedom o per qualche altro suo romanzo, c'è un saggio che si chiama L'alcova imperiale, bellissimo, in cui parla di come la discussione su quello che era successo nello studio ovale di Bill Clinton con la Levinsky avesse inquinato la vita pubblica americana. E Franzen dice, il problema non è sapere cosa è successo in quello studio, il problema è che questa cosa ha portato a usare nel discorso pubblico parole, concetti, cose che non dovevano starci. E da questo spunto sviluppa un bellissimo ragionamento che impressiona in un americano, che un italiano sarebbe più in grado di capire, sulla differenza tra luoghi pubblici e luoghi privati, su ciò che va bene nel luogo pubblico e ciò che non va bene. Lui dice, non si può cenare in un museo, perché non si fa, si cena in un ristorante, si cena in casa, non c'è in camera da letto. Un museo è un luogo dove è importante avere un atteggiamento pubblico, la panchina col cuore per baciarsi o abbraciarsi e fare le fotografie tipo Bacio Perugina di fronte all'Arena di Verona è la mescolanza innocua da un certo punto di vista di due codici che nella nostra tradizione erano separati. Ma non è un problema, come dire, di perfettismo, è un problema di cultura, di, come dire, di comprendere l'importanza dei luoghi, ciascuno nella sua vocazione. È questo il punto fondamentale, è la comprensione, la capacità di leggere quello che i romani chiamavano il decoro, cioè che ogni cosa è bella se sta al suo posto. E non è che ci sono cose che vanno bene o non vanno bene, va benissimo anche la Levinsky, ma il problema è che non può diventare, non può occupare il discorso pubblico in quel modo. Allora, un romanziere americano postmoderno lo spiega meravigliosamente bene. Gli italiani che l'hanno inventato, questo, insieme ai greci e ai romani, non lo ricordano più. Allora, questo è un po' il punto. Reimpadronirsi della sintassi della vita pubblica legata ai luoghi.
questa cosa è stata distrutta anche dalla deriva estetizzante e dal cedimento delle strutture pubbliche. Quando il Ministero dei Beni Culturali fa l'ingresso gratuito per San Valentino e fa la pubblicità di tutto questo di lezione per la valorizzazione diretta da Mario Resca, amministratore delegato di McDonald's, per carità, viene fuori la pubblicità per San Valentino, cioè nel patrimonio non si entra gratis il giorno, non so, della proclamazione della Costituzione o in qualunque altra giornata che si possa immaginare, c'è San Valentino, cioè c'è un cedimento alla retorica mercantile e di quel tipo che è la stessa della panchina. Cosa male farà mai la panchina a forma di cuore? È un sintomo leggibile di questo scollamento, e il fatto che nessuno se ne accorga o quasi spiega perché lei ha perso la battaglia e non l'ha persa lei, l'ha persa Verona e l'ha persa l'Italia. Professore, voglio dare il mio indirizzo di saluto a lei, che è stato meraviglioso, e grazie per quello che farà di Napoli, perché rubare la nostra identità vuol dire rubare la nostra cultura, e per vincere la guerra non si vince con le armi ma con la cultura e con il brevetto nel cassetto. Ma voglio fare la domanda stringata per l'orario. Professore, non so se la gentile collega può spiegare quello che hanno massacrato Negrà, il saccheggio globale di Negrà. Qui lascio la parola a tutti gli architetti, se lei non ha visto quello che è successo, lascio se vuole lei descrivere Negrà cosa ha combinato, e la ringrazio di cuore. Lascio lei a spiegare bene cosa hanno combinato. Simboleggia un po' tutto quello che hanno potuto fare, esatto, che si dice negratizzazione, esatto, che è un termine che ormai è diventato proprio comune, esatto, qui da noi. C'è qualcuno che fa parte di questi comitati riguardo alla protezione dell'area di Negrà? No, stasera proprio no. Io so qualcosa. No, perché appunto mi piacerebbe che fosse voi a scrivere magari brevemente. È meglio che parla lei. Visto che mi chiamate, no, ci chiamate in caso per Negrà, volevo ricordare che è stata fatta un'assemblea nel discorso in una sala pubblica di San Pietro di Milano alla presenza dell'ultimo avvento degli allievi. Era lì da Serena di ieri che si è molto occupato di queste cose, cioè voglio dire, la Valpolicella è anche queste cose, è anche le mille Venete, tanto per dirne una. Durante questa assemblea è stato appunto sollevato da parte di chi ha scritto questo libro intitolato Legalizzazione il problema dell'approvazione del piano degli interventi, che dà il colpo di grazia alla già disgraziata Negrà. Vi dico soltanto una cosa, ha fatto una grandissima impressione a quella platea che era fatta essenzialmente di, penso, di abitanti, anche di contadini, e su Valpolicella sappiamo anche che cosa significa per me quella. La Valpolicella ha una densità di abitanti rispetto ad altre zone che si producono, sì, in Italia, il Barolo, il proprio è rimasto giustamente impressionato da queste cose. È stata proiettata la zona di protezione UNESCO dichiarata patrimonio mondiale dell'umanità dell'Amor, che è quella zona dopo il Signore, passiamo altrove, è arrivata in Alzana. I contadini sono arrivati alle viti per vedere queste viti che salgono fino a 700-800 metri, vendemmiate da donne siciliane che regolarmente si recano colà, e sono rimaste alle viti per vedere come l'Osanna finisca a un certo punto. Cioè, questo lavoro non è in capo al mondo, è vicino alla città di Ginevra, alla città di Losanna, che ha 15.000 studenti universitari e ha fatto la tesi del sangue del povero Alzano, cioè per dire una, eh? No, voglio dire che se uno lo sa davvero tanto, è un passo della biografia. Questo ha fatto un'enorme impressione, perché?
questa mostra la fine di Losanna, cioè Losanna, bella comunità che sia, ha come confine il lago Lugano e finisce, cioè la sua territorialità è ben delimitata e comincia il lavoro patrimonio mondiale dell'umanità, viti fino a 800 metri. Questo per dire che Verona, per esempio, tra le altre cose, non parliamo di integrare, già, come dire, oltrepassato questo limite, questo confine. Il brutto di Verona è che ha cancellato definitivamente, come ci ricorda Giorgio Massignano, ogni peso spinto negli ultimi anni, ha cancellato definitivamente il confine fra la città e la Valle, che è una delle ragioni della distruzione, che prosegue in perdita anche più a Verona col piano degli interventi. Mi fermo perché se no mi perché? Perché non capisce o non riesce a cogliere la bellezza di un quadro, di un'opera, di dicendo. Quindi purtroppo si fanno questi grandi eventi,
questi mostri fici, come appunto diceva il Padre Quotidiano, dove si dimentica che le mostre sono, devono essere il risultato di studi, di cose come è stata la mostra di Mantegna, che hanno fatto via Verona, e la cosa deve essere pensata per persone che ci vanno, ma non anche in base al prezzo, in base a quello che deve essere l'obiettivo della mostra. Questo si sta facendo tantissimo nei teatri. Io le dico, io sono una persona di musica, vado a sentire concerti con i più grandi artisti, i più grandi solisti, spendo pochissimo. Settimana prossima vado alla Scala, spendo 12 euro per entrare a vedere la Traviata. Due giorni dopo il biglietto costa 2000 euro. Allora, questo è l'obiettivo fondamentale, perché se la cultura è di tutti, bisogna puntare a quello. Poi chi ha 1000 euro per spendere per una cosa dove le fare di però anch'io, può farlo. Però bisogna puntare molto sulle famiglie e sui giovani, perché devono essere comunità. Poi anche il fatto che gli studenti, io sono stato studente di lettere prima, adesso sono studente di medicina. Quello di letto prima di un museo in campo grafico. Io adesso vado per la frutta e a Mantova, devo pagare il diretto di dopo. Allora, siccome medicina già è una facoltà arida di scuola dove si parla di citochine, di cascate di proteine e di un sacco d'altro, per mettere uno studente in medicina nella un museo gratis, o uno studente di fisica, uno studente di matematica, vuol dire dare quell'umanità di cui i scienziati e non solo hanno bisogno. Dopo un'altra provocazione, Verona è una città che ha 2100 anni di storia. Appena si scava qualcosa saltano fuori reperti romani, medievali, come dice. Allora mi chiedo se in Italia deve esserci la paura di trovare qualcosa di patrimonio, invece di dire, oh ciao Ada, cos'è bello? No, se tutto si sa che abbiamo trattato della roba e ne sarà il cantiere. È sbagliato questo. Allora, a Verona c'è una banca, la banca Resi, che sotto la banca ha una domus romana. Lei cosa ha fatto? Ha costruito la banca sopra la domus romana per riuscire a vedere la domus romana. Quindi se ne va alla banca Resi, prende il chiamatele e dice, posso vedere la domus romana? Certo, e la fanno scendere. Manca il fatto di dire, io impresa, costruisco qualcosa, voglio fare un parcheggio anche sotterraneo, ma se permetto con i lavori di parcheggio tirar fuori i reperti romani, tirar fuori le cantine di Palazzo Scaligeri, la mia proprietà, il mio lavoro acquista il prestigio. A Napoli io ho letto l'insediamento del nuovo console l'anno scorso. Il nuovo console era meravigliato, il console americano, di essere una città dove si riesce a fare una metropolitana nella quale si porta fuori il porto antico vicino al Mazzo Angioino. Dice, io sono emozionato di essere a Napoli perché si riesce a fare questa cosa in Italia. E questo poi si parla di traforo e via dicendo. Io vorrei ricordare una cosa, se posso permettere. Il traforo del Frescissimo Cinisio è stato iniziato a costruire nel 1857. E' è stato finito nel 1871. Allora, se i Savoia, che erano ancora lì in Sardegna, sono riusciti a Occidente a fare il traforo del Moncenisio, da quando hanno fatto 25 anni ci hanno messi 13 facendo i barbari francesi. Quando a Oriente avevano gli austriaci, dovevano combattere le guerre di indipendenza e in 10 anni sono riusciti a fare il traforo e a fare l'Italia. Io credo che bisogna prendere da questo modo di operare, nel senso di fare il bene del paese, del progresso, con l'amore. Ma ci può essere qualcosa che sostenga anche gli imprenditori che investono e che trovano fuori qualcosa di romano e dicono, oddio, adesso cosa faccio? Qui vicino c'è Cinemastra, l'avevano iniziato, l'hanno chiuso, volevano fare qualcosa per recuperarlo via dicendo, è tutto fermo da anni perché hanno trovato gli esperti romani, mi dice. Poi l'idea di fare un parcheggio davanti al Palazzo delle Botte quando ci sono i palazzi scalitori accanto, vabbè, insomma, i veronesi lo sanno. Quindi manca proprio l'amore per il territorio, manca l'amore per la propria città e si sa, fuori dalle mura, non vuoi mondo, fuori dalle mura di Verona, c'è Francesco e quindi sarebbe venuto a te. Mi chiamo Paolo Villa e stasera mi avete chiamato in causa perché io sono un alunno dell'Istituto d'Arte, proprio del Palazzo Boccatrizza. E da un bel po' di anni a questa parte, ahimè, sono anche precario nella scuola, insegno disegno e storia dell'arte. E buona parte degli alunni che ho, purtroppo,
avendo 2 ore la settimana, quindi mi lascio immaginare quanto si riesca a fare sia disegno che storia dell'arte, e tanti alunni delle medie in prima non sanno disegnare. Quando, secondo la riforma Gentile, e gli anni sono passati, io dovrei ripassare le assonometrie, quindi dovrebbero già conoscere le proiezioni ortogonali, sapere fare geometria piana. E non esiste questa cosa, stiamo andando indietro. Una volta, quando si facevano le medie veramente, erano molto più avanti di oggi. Io mi domando che cosa fanno. Ci sono ancora alcuni che arrivano che il disegno tecnico l'hanno fatto, solo che io devo partire da zero, perché altrimenti incomincio ad avere pressioni, perché come si permette di maltrattare gli alunni o cose di questo genere? Quindi devo partire da zero. Si parte dalle tavole con le righe, per forza, e c'è gente che non capisce neanche la differenza fra una mina dura e una tenera, e bisogna aspettare anche dei mesi perché capiscono queste cose. In più, fare anche storia dell'arte un'ora a settimana non è che ci sia proprio, purtroppo è così, e diversamente io proprio non posso fare. Poi altra cosa, nel tempo libero mi occupo anche di volontariato, ho provato a scrivere ai carabinieri del nucleo operativo ecologico, ma penso che tanti sapranno già di questa cosa, è uscito anche sull'Arena, e secondo i carabinieri alcuni anni fa dicevano che la centralina di rilevamento PM10 a Verona non è a norma di legge. Però chissà perché non sono stati previsti i provvedimenti e hanno accantonato tutto. Negli studi dell'anonimismo, un po' di tempo fa, a Verona hanno calcolato che in 3 anni, solo per i PM10, altro che terremoti, 504 morti ogni 3 anni solo per i PM10. Questo non fa notizia, non sono scandalosi, si potrebbero evitare 504 morti ogni 3 anni. I terremoti sono un'inezia in confronto, però l'inquinamento non fa paura, mi dispiace comunque. Buonasera. Ma se alle medie, dove dovrebbero insegnare la storia dell'arte veneta, non spiegano l'arte veneta, io vado all'università, faccio un primo corso di storia dell'arte moderna, tutti mi parlano di questa data e io non so neanche di che cosa stiamo parlando. In 2 settimane. Tu il disegno. Buonasera, mi chiamo Rocco, di 10 anni, scusate un po' per un attimo. Devo chiedere a lei di una cosa molto bella, che appunto parla della vita, del patrimonio. Il patrimonio che è res pubblica. Ma come io, sono giovane, che penso anche di rappresentare il futuro, vedo comportare e anche rapportare con questo patrimonio, quando vengo insegnato questo, cioè la scuola che sono in Italia, si fa in Italia a quelle materie umanistiche, cioè il classico, si insegna l'informatica in inglese adesso. Due insieme. Cioè, dico, perché cioè, io adesso cittadino europeo, ma più cittadino italiano. Cioè mi sono accorta questa italianità che mi permette di affrontare per quello che è il patrimonio italiano. Io come faccio ad affrontare il patrimonio italiano? Allora, provo a rispondere a no. Sì. Che anche la relatività, l'accesso del patrimonio,
devo un po' stare attenti al nostro amore nazionale per la frammentazione, cioè dopo che nascono è anche forse bene mettersi insieme. Ci sono grandi associazioni, l'Italia Nostra, dei FAI e tante altre, cioè, è giusto che ce ne siano anche tante piccole di scopo legate a... Io vedo bene se nasce un'associazione per l'Arsenale, un comitato per questo o quell'altro, però bisogna sapersi mettere in rete, bisogna sapere stare insieme da tutti i punti di vista. È molto faticoso la sera, cioè non uscire, andare alle riunioni, tenere insieme un'associazione, tutti hanno una vita. La cosa va fatta in modo sostenibile e quindi ci vuole un po' di, come dire, io credo, di lungimiranza anche da questo punto di vista, e vincere quella proiezione di identità particolari, spesso le rivalità tra di loro, guardando invece qual è il risultato. Anche da questo punto di vista ci vuole uno spirito comunitario. Io starei anche molto attento a distinguere fra associazioni e fondazioni. A me pare che le associazioni siano parte della soluzione, le fondazioni spesso parte del problema, perché le fondazioni non sono governate da assemblee di soci, ma sono governate da CDA, da consiglio di amministrazione con nomine. Le fondazioni hanno strappato le decisioni democratiche ai nostri, comuni, ormai non possono quasi più votare nulla, perché le fondazioni nelle città italiane sono centri opachi di potere, spesso legati a logge, spesso legati a interessi confessati, spesso legati a consorterie. Ecco, credo che l'associazione sia proprio il contrario della fondazione, per questo senso vuole criminalizzare nessuno. Dunque, il Central Park mantenuto con le donazioni diffuse, questo è un punto molto interessante. Io credo che dobbiamo intendere bene quale possa essere il rapporto pubblico-privato. È stato uno dei nodi più difficili da sciogliere nella commissione delle riforme del Ministero, naturalmente non è che l'abbiamo sciolto, abbiamo dato delle direzioni. Io credo che dobbiamo sapere che la raccolta di fondi, diciamo così, collettiva, far resi più efficiente, si chiama fisco. Cosa impopolare, ma vera, è l'elemento fondamentale della statualità moderna. In questo paese c'è una pressione fiscale insostenibile, perché c'è un'evasione fiscale grande come solo in Turchia e in Messico, siamo il terzo stato del mondo per evasione fiscale. Allora, dobbiamo ricordarci che la Costituzione e il nostro sistema di tutela pubblica del patrimonio, che è il migliore del mondo perché è basato sulla competenza, sulla conoscenza, le sovrintendenze, se funzionano, se sono fedeli a loro stesse e alla loro missione, sono il miglior strumento di tutela del patrimonio. Non funzionano, non vengono meno, ma perché mettono insieme tutte le conoscenze e sono mantenute con le tasse di tutti gli italiani. Quindi questo in Italia c'è e bisogna lottare perché funzioni questo. Noi rischiamo a volte di volerci reinventare piano piano lo Stato, che però c'è, dobbiamo riprendercelo e farlo funzionare. Quanti italiani che si stracciano le vesti di fronte a Pompei in rovina, eludono, evadono, non pagano le tasse, non fanno quello dovere dei cittadini? Molti. Allora, non può esserci una doppia morale da questo punto di vista, e su questo bisogna battersi. Quando Settis chiese a Padoa-Schioppa, raccontava qualche giorno fa, perché non era possibile pensare a una defiscalizzazione, una detrazione, un sistema americano, Padoa-Schioppa, che allora era ministro economia, gli disse: perché per noi la questione fiscale è troppo grande, non è governabile la situazione. Bisogna però anche dire che la leggenda per cui i musei americani sono mantenuti con le donazioni è vera in quanto questo ci parla di una motivazione diffusa, cioè di uno spirito mecenatistico diffuso legato alla legittimazione sociale e all'essere parte di una comunità che è vero in Italia non esiste in questo momento. Del resto la rovina del patrimonio pubblico è in stretto connessione con la rovina della Repubblica. Il degrado della vita politica italiana e il degrado del patrimonio non sono mica due cose separate, sono la stessa cosa. Non è vero però, nella misura in cui è lo Stato americano a mantenere i musei americani attraverso la defiscalizzazione, i soldi sono sempre quelli, rinuncia ad incassarli direttamente per farli dare indirettamente, ma nessun museo americano vivrebbe, nessun parco nazionale americano, nessun istituto americano vivrebbe senza questo patto fra Stato e cittadini, i soldi quelli sono. Quindi io credo che la via di una partecipazione generale o di un mecenatismo sia importante, perché noi non pensiamo mai che possa sostituire i doveri dello Stato. Cioè solo uno Stato che fa il suo dovere
fino in fondo può avere un rapporto costruttivo con i privati, non si può andare con il cappello in mano dicendo io non ho i soldi per mantenere il Colosseo e chiedere della Valle di darti i soldi per mantenerlo. Questo non funziona, perché tu non fai il tuo dovere, sei in una condizione di ricattabilità e finisci per scrivere un contratto che lo stesso della Valle trova indecente. Della Valle, con cui ho avuto una polemica, mi ha telefonato, abbiamo parlato, aveva le sue ragioni da un certo punto di vista, perché diceva lui non è un mecenate. Nella commissione DAE abbiamo visto come in Francia si sia fatta una legislazione per favorire il mecenatismo, mentre in Italia si è fatta una legislazione per favorire la sponsorizzazione. Il mecenatismo è fatto da chi non chiede nulla in cambio se non legittimazione sociale. In Italia ci sono pochi esempi legati in genere a stranieri. C'è un signore giapponese che quando ha visto la piramide di Cesti a Roma ha detto non sono le piramidi anche in Italia, se ci fossero solo in Egitto. Ogni volta che viene a Roma porta 1 milione o 2 milioni alla sovrintendenza di Roma per le piramidi romane. A Baccarat e Polano c'è il signor Baccarat, miliardario americano, che fa una fondazione dandogli un sacco di milioni, quello dei computer, in cui il primo articolo dice lo scopo della fondazione Baccarat è attuare l'articolo 9 della Costituzione, secondo il programma della sovrintendenza. E poi all'articolo 2 o 3 dice vorrei una targa, le misure della targa saranno decise dalla sovrintendenza. Il contratto di Della Valle, dove ce n'è? E ha detto, quando gli ha detto perché lo fa? Perché la domanda degli italiani era ma lei è scemo, perché lo fa? Cioè cosa c'è sotto veramente? Dove ci guadagna? Ce lo dica. Lui ha detto perché io ho avuto tutto dalla mia vita, una cosa non l'ho avuto, non sono nato nel vostro paese, io vorrei essere italiano. Naturalmente non gli abbiamo dato la cittadinanza onoraria all'italiano, cioè quella di Forano, quella italiana non l'abbiamo data. Allora, se il Forano non è come Pompei, perché c'è un signore che pensa così. Il contratto di Della Valle del Colosseo diceva che lui poteva stampare l'immagine del Colosseo sulle tots, sulle organo, sulle giacche della Pei, che poteva fare tantissime altre cose, alcune le farà, costruire un edificio lì accanto al Colosseo, dove non si può evidentemente costruire, in deroga tutti i vincoli, ma che durerà 99 anni, quindi insomma poi lo abbatteremo quasi subito, e una serie di altre amenità. E lui dice, ma questo era il contratto del Ministero dei Beni Culturali, io trovo che alcune di queste cose fossero, siano sbagliate, perché mi si dà troppo, ma c'è il problema della contropartita allo sponsor, che non è solo quella che incide sulla conservazione materiale, ma anche quella, come i francesi hanno detto molto meglio, sul valore immateriale. Quindi, in questo rapporto pubblico-privato, intorno al fisco c'è da ragionare, direi molto, da pensare molto. Mostre nei musei dei bambini, intanto io i bambini alle mostre non le porterei, ora dico una sciocchezza, ma in un paese come questo, con il patrimonio e il paesaggio che abbiamo, davvero bisogna portare i bambini alle mostre? Cioè, Benigni, ora cito il mio connazionale fiorentino, a proposito di altre cose, irreferibili, diceva che questa è la maleducazione di popolo italiano. Ecco, ma è così, cioè un bambino deve conoscere la piccola pieve che ha sotto casa, il pozzo, l'arco romanico nascosto da questa aroma raccolto, questo deve conoscere il tessuto della sua città prima di arrivare alle mostre, se ci deve arrivare. I musei, naturalmente. Cominciamo vuol dire che c'è un'enorme quantità di patrimonio all'accesso gratuito, cominciamo a conoscere quello. E poi lottiamo perché i musei pubblici siano all'accesso gratuito. Cioè, questo è sacrosanto. Il gettito dei biglietti è il 15% del bilancio del patrimonio a biglietto. Non è molto, si potrebbe lavorarci, basterebbe poco per togliere questo balzello. Ma voi sapete che fino a maggio scorso, fino a che Brai non se ne è accorto, quando una classe di una scuola andava a vedere un museo pubblico, pagavano il biglietto ai bambini di cittadinanza non italiana? Sì, c'è anche in classe dei miei figli. In quel caso si facevano delle collette per evitare che lo capissero, ma bambini che parlano veronese, milanese, fiorentino, siciliano, che perché no, anche se sono nati in Italia per questo ius sanguis non sono ancora italiani, quelli pagavano il biglietto. Ma è cambiato la cosa litigando con la ragioneria dello Stato, eccetera, questo è stato tolto a maggio, poco fa. Questo è fondamentale, com'è fondamentale che il biglietto venga gratuito perché era tutti gli studenti universitari, in attesa di darlo a tutti i cittadini italiani. Questa idea corporativa, per cui i musei sono degli storici dell'arte e possibilmente sono selezionati che devono fare le battaglie per il patrimonio, e allora i medici per gli ospedali, i professori per la scuola, è un'idea demenziale di uno Stato ridotto a corporazioni. Non è così che funziona. Il patrimonio è dei cittadini in quanto tali, qualunque cosa faccio, naturalmente. E bisogna andare nella direzione della gratuità.
le opportunità e i problemi. Mi è sembrato ad oggi che un certo parcheggio che ha devastato una necropoli buttando al macero sacchi di plastica, migliaia di scheletri, e che ha, questo l'ho fotografato, schizzato di cemento lastre romane di reimpiego murate in una chiesa, peraltro trasformata in banca, cassa padana, diciamo, sulla facciata di una chiesa, fa una certa impressione a proposito del Dio dei nostri tempi, il denaro. Ecco, mi si dice che su questo parcheggio è apparso un cartello polemico del comune che diceva che tutto era bloccato per colpa della legislazione vigente, cioè la legge crea problemi. Ma io credo che si tratti, come sempre, di la politica deve servire a risolvere i problemi complessi di una società complessa, cioè a bilanciare e a tenere insieme due beni pubblici, o beni pubblici e beni privati legittimi. Non si tratta di fare, di ridurci, diciamo, la dimensione di ordalia per cui noi siamo contro ogni progresso perché vogliamo salvare il paese. Ma è possibile che non possiamo fare queste due cose insieme? Io ho il sospetto che quando queste due cose non si fanno insieme è perché c'è o un'incapacità professionale grave degli organi di tutela, perché succede, o una disonestà grave in chi fa i lavori e chi vuole avere profitti illeciti in modo illegittimo. Spesso, come sempre in questo paese succede, le due cose si sommano. Io credo che non ci serva, come dire, una battaglia ideologica, ci serve il buon senso e il rispetto della legge, che tutela tutto a saperla applicare bene. Non è che dobbiamo scegliere fra un lavoro socialmente utile davvero e un bene archeologico. Si può trovare il modo di salvare il bene archeologico e di fare quello che abbiamo deciso. Il problema è quante di queste cose che vogliamo fare hanno davvero un'utilità sociale? E quante invece servono solo a chi le fa con le mostre di Federico Zeri? La TAV, non quelle fatte da Federico Zeri, quelle giudicate, la TAV, quella in Val di Susa, secondo me, serve solo a chi la fa e devasta il territorio, uccidendo, spargendo amianto nell'aria e nell'acqua, distruggendo necropoli, è l'unico caso di un museo, anche l'unico trasformato in caserma. E di una necropoli distrutta dalle forze dell'ordine, cosa documentata da filmati durante scontri, forze dell'ordine, come dire, andate lì a difendere, certamente non l'utilità sociale, che lo fanno con spirito di abnegazione, a cui ovviamente va il mio profondo rispetto, ma non cesso di vedere che cosa sta succedendo lì. Allora, il traforo della Val di Susa è un'opera che bisogna fermare, perché non è socialmente utile. Quelle che sono socialmente utili vanno fatte compatibilmente. Io non posso pensare che in una Repubblica, nell'Italia del 2013, queste cose siano incompatibili. È una politica asservita a interessi privati che ce la racconta così. La scuola. Io ora dirò un'eresia, ma credo che dobbiamo incoraggiare i nostri bravi professori, quelli bravi che non sanno fare le cose, a tenere un po' in non cale i programmi ministeriali. Io ho studiato storia dell'arte a Firenze, poco, al liceo classico, con una professoressa molto simpatica che era allieva di Ranghianti, senza mai uscire dalle aule universitarie, con questa professoressa che leggeva il manuale di Giulio Carlo Argani. Io avrei ucciso lei Argani e bruciato il manuale, volentieri, perché eravamo in una scuola a due isolati da San Marco e nessuno ci ha mai detto andiamo a vedere. Allora, vale molto di più, come dire, andare a prendere il coraggio di non sottomettersi alla burocrazia assurda che prima spesso insegnanti e classi, e educare i nostri bambini alla conoscenza e all'amore per il tessuto monumentale della loro città, anche quello di piccolissimo valore, cioè anche l'isolato della, anche educare i bambini a distinguere un infisso di legno da uno in alluminio anodizzato nell'isolato della loro scuola aiuta a salvare il patrimonio. Molto più che non seguire con i sensi di colpa l'impossibilità di farlo a causa del degrado generale benissimo illustrato dal professore che ha parlato, piuttosto che sottoporsi a questo stress collettivo, prendere l'iniziativa di fare qualche cosa di diverso, ma che abbia un senso profondo di educazione civica attraverso il patrimonio, perché poi quello è. Res pubblica e italianità. Io credo che su questo dobbiamo rinunciare, come dire,
non avere il pudore, insomma, parlare di italianità e di nazione spesso è difficile, lo era dopo la resistenza, dopo il fascismo, per altri versi lo è ancora. Io credo che quello che ho provato a dire prima, un patrimonio che ha generato una comunità nazionale diversissima da molti punti di vista attraverso se stesso, attraverso il patrimonio, il territorio, il paesaggio stesso, ha la possibilità di continuare a produrre da una parte identità nazionale italiana, dall'altra integrazione e tolleranza. Mai come ora siamo di fronte alla sfida, diciamo. Io credo che anche qui bisogna avere l'intelligenza, la saggezza, ma in fondo abbiamo una tradizione alle spalle che va in questa direzione, nel pensare che queste cose non sono in alternativa. Non è vero che, appunto, come diceva benissimo il diciottenne che ha parlato prima, non è vero che essere italiani e avere con Roberto Longhi, diceva, ogni italiano deve studiare fin da bambino la storia dell'arte per avere intera la coscienza, non del proprio patrimonio, della propria nazione. Credo che questo sia fondamentale, che non vuol dire non avere coscienza dell'Europa. Naturalmente, mettere queste due cose in contrapposizione è pericoloso, ma lo smantellamento del patrimonio e lo smantellamento del senso civico per il patrimonio avranno a che fare, per esempio, con la presenza della Lega e con la distribuzione di un'idea di comunità nazionale, di unità nazionale. La Costituzione è la stessa, non è un'altra. La disgregazione di un'idea di comunità, la fine di un'idea di solidarietà nazionale avrà a che fare o no con questo. E non importa la Lega. Quando uno dei primi atti che ha fatto Renzi da sindaco è stato contendere allo Stato la proprietà del Davide di Michelangelo, dicendo il Davide è dei fiorentini. E l'ha ottenuto, ha ottenuto che il comune, sì, perché poi sono sempre i soldi, ha ottenuto di dotare le casse del comune il 20% degli introiti del David, andando nel famoso pranzo di Arcore con Silvio Berlusconi. Tra le varie cose di cui hanno parlato c'era questa, Berlusconi mi ha nominato il Davide, sembrava una cosa fosse l'etnopria di quello che vuoi, e parliamo d'altro, e quindi il 20% degli introiti del David va al comune di Firenze. Sapete dove andavano? A Capodimonte. Perché Capodimonte a Napoli non c'era fama, mentre il Davide, grande feticcione, ormai intollerabile, giocondo italiano con le file per la strada, produce un sacco di quattrini. Capodimonte, siccome Bondi si è affrettato a tradurre in atti il diktat di Arcore, Capodimonte si è trovato letteralmente da un giorno all'altro senza luce e senza carta igienica. Che idea c'è di unità nazionale, solidarietà nazionale? Patrimonio che rendeva, che rende questo paese una comunità, ce lo facciamo a pezzi con questi slogan terribili che parlano alla pancia del paese e ai peggiori sentimenti e che non hanno nessun significato, nel senso di dire che Davide è dei fiorentini. Tra Davide non sta più sulla regale del Palazzo Vecchio, in un posto, ma si potrebbe parlare a lungo delle condizioni in cui tutto questo avviene in degrado sommo. Allora io credo che invece un'idea di coesione nazionale, di solidarietà nazionale, di integrazione sia la frontiera del patrimonio, che sia perfettamente compatibile con una identità europea. Credo che questa sia la strada giusta, che non ci sia nulla davvero da rinunciare, non siamo chiamati a rinunciare alla nostra coscienza di italiani se è intesa verso il futuro e non verso il passato. Partite, pagalini, è una sala topatica, no?